bel pastorello. Dall'altare di quella cappella le guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un dipitturata. Ora il simbolo d'ogni viandante che passa di là. Passato un mattino d'autunno sul verde sentiero, la Madonna dai riccioli d'oro non c'era mistero. Dalla nicchia deserta mancava quel dolce tesoro. Buongiorno, buongiorno, come vi avevo promesso, avete sentito Gianni Dego, ve l'avevo promesso ieri, siccome l'altro ieri abbiamo sentito le canzoni per i giovani, perché era giusto dare spazio anche ai giovani, adesso anche i diversamente giovani, come li chiamo io, perché è giusto accontentare anche loro, però penso che queste canzoni piacciono un po' non solo i diversamente giovani, ma anche a qualche giovane, visto che a 40 anni si fanno i figli, perciò io penso che si può fare benissimo. Ecco, questi sono giovani. Ne parleremo col dottor Andrea Favaretto, sindaco di Salgareda, centrodestra. Grazie sindaco di essere qui. E abbiamo collegata anche da Padova la dottoressa Marianna Martini, psicologa del traffico. Buongiorno dottoressa. Ecco, è giovane la dottoressa, grazie. Vede la canzone, magari non le piace, ma non importa. E me la sono cantata tutta. Ecco, perciò mi fa piacere dottoressa Martini che dica questo. Perché ho invitato questi due ospiti graditissimi questa mattina? Perché anche ieri, purtroppo, il sindaco Favaretto ha dovuto affrontare un altro funerale, sì, con dei genitori, con dei familiari, un'altra morte sulle strade, e non è cosa semplice, cosa facile. La dottoressa Marianna Martini ha cercato di dare anche delle linee guida molto importanti agli amministratori, parlando di segnaletica stradale, parlando di come ci si deve comportare in strada e cosa si può mettere e non mettere nelle strade per non fare confusione.
Ecco, anche l'etica, perché anche qua bisogna parlare di etica quando esci da casa e rispettare il prossimo, perché parte anche tutto da qua. Si parlava col sindaco Favaretto questa mattina, qui c'è un nebbione da Silea in poi che non vedi nessuno. Io ho visto le macchine senza i fari, naturalmente. Il 50% delle auto senza la cintura. Chi guidava senza cintura. Avete capito come funziona? Allora, intanto inizierei proprio da questo dramma, perché è un dramma. Sì. Vediamo anche il filmato che abbiamo girato ieri per far capire. Non è che io con queste cose voglio fare audience, ma è per capire che bisognerà pure in qualche maniera cercare che ognuno faccia, metta la famosa goccia nell'oceano, ma la metta per cercare di migliorare la qualità e il rispetto della vita di tutti noi. Andiamo a vedere. La chiesa parrocchiale di Salgareda non è riuscita a contenere le tante persone che si sono strette alla famiglia per l'ultimo saluto a Davis Marsona, il giovane di 28 anni, morto nel pomeriggio di Pasquetta nel tragico incidente stradale a Romanzioldi, 90 di Piave. Parenti, compaesani e tanti giovani amici di Davis hanno voluto dimostrare con la loro presenza l'affetto a mamma Sonia, papà Giancarlo e al fratello Loris in questo momento di immenso dolore. Nel ricordare quanto sia stato bello per coloro che lo hanno amato aver conosciuto Davis e l'averlo avuto come amico, Don Corrado Ferronato ha fatto riferimento all'esempio evangelico del chicco di grano. Un chicco, quello di Davis, caduto in terra troppo presto ed in modo inaspettato. Ma ciò non toglie che esso può portare ancora frutto. Davis credeva in modo forte nell'amicizia. Era un generoso, si dava alla sua famiglia, si dava agli altri, senza risparmiarsi. Egli lascia a tutti noi questi valori, valori veri, valori autentici, su cui si può costruire veramente una vita bella. Nel mazzo di fiori degli amici più cari, una grande foto, un collage dei momenti di gioia ed allegria trascorsi insieme a ricordare quanto Davis amasse la compagnia di quei giovani che in lacrime oggi l'hanno salutato per l'ultima volta, portando conforto con un abbraccio ai familiari. Allora, sindaco, momenti difficili, sì. Non ci sono parole, non ci sono gesti che possano alleviare questo dolore, però la cittadinanza risponde, la comunità risponde. Prego, sindaco. Guardi, tornando all'argomento di prima, invece la ringrazio di avermi invitato. Lei non fa audience, ma crea sensibilità in tutte le persone affinché si affronti veramente questo problema in modo serio, che sono questi incidenti stradali che portano alla morte di moltissimi ragazzi, e quindi c'è da lavorare molto. Io onestamente, da amministratore, anche se non capitano nei propri comuni, ma sono i tuoi ragazzi che girano per tutto il territorio, e quando capitano queste cose almeno io mi sento parte responsabile di quello che alle volte accade, perché cercare di sensibilizzare il massimo possibile affinché il comportamento e per sé e per gli altri sia il più importante, il più consapevole che ci può essere su queste strade, sono pericolose e può accadere di tutto e di più. Quindi io sono qui proprio per ringraziarla. E tornando a Davis, ovviamente c'è lo sconforto, perché poi il sindaco, in questo caso di Salgareda, conosce tutte le persone. Giancarlo era a scuola con me, di fatto abbiamo passato la gioventù insieme, i ragazzi che frequentano il paese, e quindi quando vengono a mancare, caspita, è atroce. Io ho accompagnato mio figlio, per dirle, al funerale,
che conosceva Davis, perché mio figlio proprio oggi compie 27 anni, quindi sono coetanei. Facciamo anche gli auguri, sì, però, a questo ragazzo. Come si chiama? Tiberio. Tiberio, tanti auguri da tutta Sveglia Veneti. Sì, ma dico, ha voluto venire al funerale, io l'ho voluto accompagnare, proprio un genitore che affianca il figlio per dirgli, ragazzi, guardate cosa succede, se quelle distrazioni, quelle disattenzioni, magari anche la sfortuna di aver perso il controllo della macchina, capitano queste cose. Quindi il conforto alle volte non basta più, perché bisogna veramente agire e cercare di sistemare il più possibile tutti quelli che sono i fattori che possono aiutare questi a diminuire questi incidenti stradali, insomma, che sono una piaga, perché i numeri sono lì a testimoniare di quello che accade tutti i giorni, insomma. Allora andiamo a sentire anche cosa ha detto la dottoressa Martini, Marianna Martini, invitata all'ippodromo Sant'Artemio in occasione di Strada Sicura, da queste mamme, da questi genitori che hanno perso i loro figli, che stanno rimboccandosi le maniche per cercare di aiutare altre famiglie, per sensibilizzare. Pensate cosa stanno facendo questi genitori che magari qualche sindaco non ascolta, qualche consigliere o assessore regionale o anche al governo, qualche senatore, qualche onorevole, eppure stanno provando sulla loro pelle cosa vuol dire perdere un figlio. Pensate, non c'è rimedio a questo. Eppure stanno cercando di sensibilizzare, ecco, di incontrare questi genitori, anzi inviterei poi il sindaco anche a mettersi in contatto con questi genitori per portare un saluto a questi altri genitori che l'altro giorno sempre, certo, se vorranno naturalmente, perché si entra in punta di piedi con, sì, la massima discrezione, perché sono momenti terribili, il lutto deve essere ancora elaborato, non è ancora percepito ed è una tragedia il dopo, peggio di adesso. Sì. Ecco, andiamo a sentire il servizio, poi lo commentiamo con la dottoressa Marianna Martini. È un temone, possiamo iniziare dall'educazione stradale, ma non solo dei giovani, ma di tutti noi, perché comunque le strade cambiano, il traffico cambia, abbiamo più mezzi, abbiamo più persone, più utenti, quindi pensiamo ai monopattini elettrici che sono arrivati improvvisamente sulle nostre strade. Per cui è fondamentale fare un'educazione continua quando si parla di educazione stradale. E poi abbiamo due strade, da un lato sicuramente quella di una segnaletica corretta, di una segnaletica attenta, di una segnaletica coerente, perché spesso ce lo siamo detti tante volte, abbiamo dei cartelli, pensiamo a quelli chilometrici, che invece di diminuire i chilometri aumentano, e quindi ho la percezione di allontanarmi dalla meta piuttosto che di raggiungerla. Dall'altra abbiamo quello che si chiama ottimismo realistico, per cui fino a che non accade a noi ci sembra impossibile che ci possa accadere, perché noi siamo più attenti, perché noi siamo migliori, perché noi siamo meno superficiali. In realtà più delle volte siamo solo più fortunati, il fatto che siamo magari appunto seduti sul divano ad ascoltare la notizia ci fa credere che non ci possa toccare, fino a quando ovviamente questa cosa accade. Per cui sicuramente una maggiore consapevolezza è fondamentale, però ecco, non parlerei solo ai giovani, ma a tutti noi, perché spesso e volentieri utilizziamo la guida come un tempo morto da riempire con altro, quindi le telefonate, i messaggi, il portarsi avanti con del lavoro, ma in realtà la guida è un compito complesso, per cui dobbiamo essere iperattenti quando lo svolgiamo, non possiamo fare qualcos'altro nel mentre, perché la nostra attenzione non si moltiplica, al massimo si divide, per cui da qualche... Allora, io non finirò mai di ringraziare la dottoressa Marianna Martini, che ho avuto l'onore di avere ospite anche in presenza, non solo in Skype, come avete visto, perché era impegnatissima, ma è riuscita a fare uno Skype anche al Sant'Artemio, perché sta dicendo delle parole sante. Siamo nella ottava settimana santa, diceva Don Magoga l'altro giorno, e penso che le parole, forse anche lei risentendosi, sono parole che dovrebbero entrare, essere ascoltato da chi di dovere, da chi ha la responsabilità di mettere in sicurezza queste persone, ma poi, come ha detto lei, da tutti. Io posso mettere in sicurezza, ma se tu non rispetti la distanza di sicurezza, se tu non metti le cinture, non accendi i fanali, fai di tutto all'interno della macchina mentre che guidi, perché questo succede
anche la sicurezza a un punto di domanda. Prego, dottoressa Martini. Sì, grazie. Io volevo soffermarmi su una parola che il sindaco ha utilizzato, ho accompagnato. Ecco, credo che questa sia una cosa molto importante. Il ragazzo oggi compie 27 anni, quindi poteva benissimo andare da solo, ma il sindaco ha scelto di accompagnare. Questo ruolo che per un genitore, per un figlio è fondamentale avere. Quindi è un altro punto, oltre a quello che abbiamo sentito nel video, che ovviamente confermo, fondamentale dal mio punto di vista. Accompagniamoli. Dobbiamo esserci per gli altri, perché spesso puntare il dito è facile. Come dicevo, dire a me non succede, io avrei agito diversamente, è all'ordine del giorno. Ma quante volte noi decidiamo di esserci, soprattutto nel dolore, perché comunque... È ovvio, non è piacevole stare in una situazione di dolore, di sofferenza poi così forte, però l'esserci fa la differenza e credo che per un figlio avere il genitore vicino sia veramente fondamentale, perché nonostante la sofferenza, nonostante il dolore, c'è qualcuno a cui ci possiamo appoggiare e che possiamo sostenere a nostra volta. Ed è un po' questa anche l'idea di fare rete sul territorio, di fare rete nella sicurezza stradale, di non guardare il nostro orticello, ma di provare ad ampliare lo sguardo anche a quello che succede attorno a noi. Molto importante, la ringrazio. Sentiamo Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal sindaco Favaretto. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Voglio approfittare di questo discorso innanzitutto passare vicino a tutte le famiglie, come a Mattia Battistetti che è morto sul lavoro e tutti i nostri amici di Rete Veneta, va bene, ti portiamo ancora tutti sul cuore, anche a quei poveretti che sono meno sfortunati di noi altri, che siamo vicini e sta disgrazia ultima, che poi c'è sempre i bravi fiori che sei a te, nel senso che questo non era un fio né che si drogava né che beveva, e purtroppo succede questa roba che è qua. Ma fondamentalmente dobbiamo trovare una soluzione, perché le parole sono bellissime, è il dolore è immenso per noi altri, pensa per i genitori è che dura per tutta la vita, che è una croce da portare per tutta la vita. E ora, deve pure essere un sistema perché questi fiori non mora sulla strada, li mora 90 anni nel soletto, va bene. Bisogna che qualche un più intelligente degli altri, che se ne intende di più di regolare strade e curve, che se è un sistema, basta andare in cerca e trovarlo e mettere che è buona volontà, non ti sola Mirella, anche è politica che si interessa, perché non basta fare una strada dritta e tutti correre a 200 all'ora, bisogna anche mettere non so, qualche deterrente che corra di manco, perché è una guerra, se è in guerra perché ne 2.000, 3.000 all'anno e il 90% di tutti i fiori giovani. Non è giusto, non è una roba che possiamo sopportare più. Chi fa qualcosa immediatamente, perché c'è un problema per la gente, bisogna stare vicini a questa gente, specialmente a chi che perde i fiori così, giovani, 20 anni, 25. Grazie Rinaldo, molto chiara anche la tua telefonata, ti ringrazio, è proprio vero, però io sono convinta che bisogna andare anche piano, perché è inutile che io faccio la strada sicura se tu vai via a 200 all'ora, io sono convinta, sì, mi ricordo anche il procuratore, già procuratore Antonio Foiadelli, ha detto sì la sicurezza, le strade, le infrastrutture, però il problema è la velocità, siamo sempre là, perché se non rispetti la velocità la strada può essere sicura finché vuoi, ma se la imbocchi a 200 all'ora come succede in certe circostanze. Cosa dice il sindaco anche in merito a quello che ha detto la dottoressa Martini e Rinaldo? Sì, no, perché la ringrazio anche tra l'altro di aver sottolineato il pensiero di accompagnare i ragazzi, ma non perché hanno bisogno dell'accompagnamento, come diceva, sono già adulti grandi, però
di capire che cosa una famiglia può provare nel momento in cui viene a mancare un componente della famiglia e soprattutto un figlio. Tornando, dobbiamo prepararci invece, perché anche fare presto, perché l'estate si avvicina. È inutile che noi abbiamo uno spostamento importante dai nostri territori verso il litorale marino, c'è poco da fare, nel senso che i ragazzi fanno la loro vita da giovani, come è giusto che la facciano, e che si trovano, si divertono. Abbiamo le località turistiche qui vicino e lo sappiamo tutti che poi rientrano a qualche ora magari stanchi per il divertimento, per aver bevuto qualcosa in più o per aver utilizzato cose strane, che purtroppo bisogna fare controlli più assidui, e quindi bisogna cominciare almeno con una campagna di informazione importante su quello che è le eventuali possibilità di soluzione al problema. E quella, o dire ai ragazzi non vi dovete muovere alla sera quando rientrate, rimanete lì, riposate, fate qualcosa, affittatevi un appartamento, rimanete in spiaggia, oppure fare in modo che ci vengano riportati a casa in qualche maniera, qualche soluzione dobbiamo trovarla. Però secondo me anche con loro basta dare buone informazioni. Buone informazioni vuol dire andate via in quattro, bene, uno di voi deve essere consapevole che quella sera deve essere l'autista, che può essere una soluzione banalissima, ma alle volte dà delle soluzioni, dà dei risultati. Oppure cosa? Creare qualcosa di alternativo, perché ci sono cose molto più divertenti, fare sport in località qui presenti nel nostro territorio, fare anche del buon divertimento nelle nostre evitando di andare su e giù per le strade. Secondo me queste attività paesane le possiamo utilizzare in questo modo. Allora sentiamo anche cosa ha detto il sindaco, proprio anche lui che ha contribuito a questo pomeriggio importante all'ippodromo di Sant'Artemio, per capire anche cosa ha provato in quel momento che aveva questi genitori di fronte, ma soprattutto abbiamo visto questo video importante che aveva portato la Polizia Municipale di Treviso, certo, la dottoressa Zanchetta, che non finirò mai di ringraziare sia lei che il comandante, per far capire l'importanza di questi video che giustamente, come ha detto il dottor Foiadelli, dovrebbero essere fatti vedere. Io ho proposto anche nelle piazze, ad esempio, sì, sindaco, piazze dei paesi, delle città, perché sono video che prendono, ma cosa me ne faccio della macchina tutta accartocciata, basta andare lungo le strade dove vendono le macchine usate e te vedi già, questo è il messaggio, tu sei in difficoltà, chiama il genitore arriva. Sì, ti fa un po' di paternale, perché giustamente, però ti porta a casa, sei sicuro? Sì. Cioè, chi è che chiama il ragazzo? Alla fine abbiamo già visto, chiamano i genitori, però avete sentito cosa hanno detto anche i ragazzi che sono stati intervistati? Non rispondono molti genitori, non rispondono neppure alla telefonata. Allora andiamo a sentire il sindaco Favaretto. Sono venuto qui conoscendo l'evento, il momento, e ho partecipato come semplice cittadino. Poi Mirella mi ha visto e mi ha chiamato qui insieme a queste importanti autorità che stanno anche lavorando perché ciò che è successo non accada più. Sostanzialmente vi racconto un po' alcune cose. Io 20 anni fa entro a far parte come amministratore del comune di Salgareda e c'erano stati dei incidenti mortali di alcuni ragazzi giovani, che poi veramente giovani, ricordo anche i nomi, insomma. E chiedo al mio vecchio sindaco, ho detto guarda, voglio fare l'assessore alla viabilità, ambiente eccetera, ma alla viabilità, perché ritengo che non debba più succedere incidenti così gravi per ragazzi, e mi do da fare come amministratore, cerco di migliorare la viabilità, la segnaletica, quello che un amministratore, ripeto, si parla di 20 anni fa. E molto è cambiato, ho fatto chiudere anche una strada che passava lungo un canale che si chiama via Santa Chiara, ed Imperio, ho detto la strada si chiude
io ho chiesto al mio sindaco che facesse l'ordinanza, l'ho mantenuta, c'è stata un sacco di protesta da parte di molti cittadini, poi li ho riuniti una sera come voi così e gli ho detto: guardate, quando tornano da Jesolo il primo che si ammazza io vengo a prendervi a casa tutti. E allora si sono calmati e la strada è ancora chiusa, possono passare solo i residenti. Ma così, non è che non siano accaduti altri incidenti purtroppo. A Sagreda proprio l'anno scorso è morta una bambina che si chiama Samantha, che purtroppo il signore che gli ha attraversato la strada non l'ha vista, lei era su un motorino, e un altro ragazzo di cui conoscevo molto bene i genitori e il nonno, sono di Noventa di Piave, che andando a comprare una pizza purtroppo ha preso una curva un po' in alta velocità e si è ammazzato. Insomma, io non so, ovviamente ci sono gli incidenti di tutte le tipologie, chi esce di strada da solo, chi viene falciato da chi, per quanto riguarda gli amministratori dobbiamo sensibilizzare molto. Io recentemente ho fatto anche molti eventi, però ho visto che c'è un po' di poca presenza, devo dire la verità. Allora, dottoressa Martini, come commenta le parole del sindaco, anche lui quel giorno partecipe per sensibilizzare soprattutto sia come amministratore ma anche come cittadino, perché anche lui poi si mette alla guida, esce e diventa un cittadino come tutti gli altri, un automobilista. Prego, dottoressa Martini. Ecco, partirei da questo, perché spesso ci dimentichiamo che anche noi siamo utenti della strada, quindi anche noi possiamo essere distratti, possiamo aumentare la velocità, anche noi possiamo diventare un pericolo per gli altri. E credo che questo sia fondamentale per prendere consapevolezza, perché i deterrenti funzionano, possono essere utili per un tempo limitato, ma poi serve educazione. Quindi sicuramente è un'educazione che è rivolta ai giovani, ma deve essere rivolta ancora una volta a tutti, perché comunque loro apprendono da noi, da quello che noi legittimiamo, da quello che noi facciamo, e ci osservano anche quando non crediamo che lo stiano facendo. Per cui questa è una parte fondamentale per unire il deterrente all'educazione e avere in parte perlomeno una strategia vincente. Poi sono belle le campagne di sensibilizzazione di zero vittime sulla strada, ma sono anche utopiche, quindi mettere un obiettivo di questo tipo rischia di farci sbattere contro la frustrazione di una realtà che non è così, perché la fatalità c'è. Il fatto che siamo con altri su un sistema strada per cui noi possiamo controllare la nostra parte, il nostro aspetto, ma non possiamo essere nella mente nei comportamenti degli altri, per cui una componente appunto di fatalità, di caso, chiamiamola come vogliamo, purtroppo c'è, ci dobbiamo fare i conti. Sicuramente possiamo lavorare, come la chiusura della strada che è stata citata, per ridurre al minimo il rischio che accadano incidenti più o meno gravi di questo tipo. Allora andiamo a vedere proprio il video che il nostro bravo regista Andrea Basso ha trovato proprio della guida sicura del comune di Salgareda. Sì, andiamo a vedere.
Allora, si parlava adesso con il sindaco Favaretto, dottoressa Martini, anche questi bambini che ha dovuto farli girare perché l'immagine è troppo forte, secondo qualcuno, per questi bambini. No, per la privacy. Sì, sì, per la privacy, perché appunto sono immagini forti che questi bambini vedono, ci mettiamo anche la privacy. Questi bambini vengono sempre messi da parte, invece hanno più buon senso di tante persone. Io li vedo a volte, sono loro che dicono alla mamma o al papà: guarda che è rosso, non posso attraversare, me l'hanno insegnato a scuola. E questo papà o mamma li fa attraversare con rosso, perciò attenzione quando diciamo la privacy sui bambini. Poi li facciamo sfilare mezzi nudi, ma quello va bene, va bene. Allora la privacy non c'è, lo dico io, dottoressa. Una parentesi che faccio: questa privacy mi ha veramente stufata ultimamente. Eppure quando andiamo alle scuole per fare qualche evento importante, mi ricordo perché noi abbiamo una scuola che si chiama Anna Frank, e quindi nella giornata della memoria facciamo lì una presenza, diciamo, eppure le foto, per esempio, non possiamo farle, oppure dobbiamo girarle. Non so qualcosa, specialmente col mondo fragile, guai a farli vedere come fossero dei mostri, non delle persone. Esatto. E già là anche la famiglia del suo, anche là. Perché lei è la prima che fa discriminazione, mettendo il figlio da parte perché secondo lei non può essere visto, perché anche qua sarebbe da discutere con certi genitori e certi familiari. Poi dicono che i ragazzi vanno fuori di testa, trovateti con certi genitori se non vai fuori di testa. Allora, dottoressa Martini, ecco, come commenta questo video che abbiamo visto? Ecco, questo amministratore che cerca veramente di mettere in pratica, non solo a parole, quello che è anche la goccia con la sicurezza stradale. Prego. Vi apro una parentesi prima, perché ho letto, è uscito da poco uno studio dove si afferma che entro i 5 anni di età i bambini hanno 1500 foto pubblicate sui social, e quindi visto che entro i 5 anni di età non sono sicuramente i bambini a condividerle sui social, due domande ce le potremmo fare, forse anche le risposte. E quindi questo per chiudere la parentesi che avevamo aperto. Per quanto riguarda, sicuramente ogni iniziativa è utile, efficace, perché solo parlandone si può fare sensibilizzazione, si può fare educazione, si può avere consapevolezza di quello che accade. Mi è piaciuta la frase del minuto, meglio perdere un minuto. Ecco, spesso non ragioniamo alle intersezioni che si vanno a creare. Banalmente parlavamo dei ragazzi che tornano dalle città di mare, dalle località di mare, magari a notte fonda, ma tornano perché spesso sono i genitori a volerli a casa senza pensare al rischio che corrono nel mettersi in strada. Allo stesso tempo gli viene dato un orario che sembra un orario che non possa avere deroghe, quando invece ci dovrebbero essere deroghe che riguardano la salute, perché se io sono stanco, sono già in ritardo, ci metto anche la velocità, quindi stanchezza, velocità per arrivare prima, magari mando un messaggino per dire: oh, guarda che sto arrivando, non mi punire, perché poi i ragazzi vanno anche loro sul discorso premio punizione, perché dicono: se arrivo in ritardo sabato prossimo non posso uscire, e così abbiamo distrazione, velocità e stanchezza. Guarda, perfetto, dottoressa Martini, proprio andiamo a riflettere andando in pubblicità di queste parole. Grazie, dottoressa, pubblicità. E siamo con il sindaco Favaretto, che stavamo discutendo, dottoressa Martini, su come muoverci, cosa fare, come programmare, perché come dice lui ormai l'estate è già in arrivo, non è che possiamo aspettare chissà cosa. Io ho in mente di fare un grande evento proprio a settembre all'Ippodromo Sant'Artemio, coinvolgendo, visto che adesso sembra che ci sia anche questa normativa governativa di mettere in pratica le parole, nel senso di dare responsabilità alla polizia, all'ACI, che interverranno, a varie associazioni anche per far capire l'importanza della sicurezza. Cosa ne pensa, dottoressa? E io già adesso direi, se lei è disponibile, poi le darò la data precisa a settembre, perché secondo me lei è una figura importante, determinante, che può fare come relatrice a tanti amministratori che magari non si pongono il problema, perché non tutti se lo pongono, perché dobbiamo fare con tante persone.
però ci sono delle alternative che possono essere veramente un strumento di sicurezza. Prego, dottoressa Martini, ha capito che poi a settembre è con noi. Grazie, dottoressa. Segno. No, allora, sicuramente più siamo meglio è, e questo è fondamentale. Ripeto, è fondamentale però lavorare insieme, non possiamo lavorare ognuno per no, conto nostro, perché sennò rischiamo di essere poco efficaci. E io lancerei anche una proposta, nel senso che noi parliamo di alcol, di droghe, che per carità sono una piaga, però è anche una piaga che va a colpire spesso le persone più grandi, tant'è che ad esempio l'alcol alla guida è un problema che sta diventando un problema over 30, proprio perché, come diceva il sindaco, i ragazzi hanno già quella consapevolezza in più del dire l'autista designato stasera non beve e guida. C'è però un grande problema che non consideriamo ed è la driver fatigue, ovvero la stanchezza del conducente. Ricordiamoci che dopo 17 ore di veglia mettersi alla guida ha le stesse conseguenze di avere nel sangue un tasso alcolemico superiore allo 0,5. Cosa vuol dire? Che se io mi metto alla guida dopo 17 ore di veglia, dove non devo scalare l'Everest, ma è molto fattibile perché basta una sveglia alle 6 e mettersi alla guida a mezzanotte, magari al rientro da una cena, io ho dei tempi di reazione come se avessi un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Quindi si sentono le classiche frasi del «ma non ho bevuto, sono solo stanco». Ecco, diamo valore, diamo importanza a questa stanchezza, perché è poco considerata, poco valutabile effettivamente dagli strumenti che abbiamo oggi, ma un incidente su 5 è causato dalla stanchezza del conducente, per cui è un fenomeno di cui dobbiamo prendere sempre di più coscienza, soprattutto con l'arrivo del periodo estivo, dove naturalmente e normalmente andiamo ad ampliare le nostre ore di veglia e facciamo ad esempio uscite in orari serali notturni, grazie anche al favore del clima, ecco. Andiamo a sentire anche sempre a questo evento importante che è stato fatto all'Ippodromo Sant'Artemio, cosa ha detto anche la dottoressa Chiara Casalin, che anche lei ha parlato di sicurezza. Andiamo a sentire. Io sono un'educatrice, mi occupo di politiche giovanili e lavoro con preadolescenti e adolescenti. Dal 2009 anche familiare di una vittima sulla strada. Quando parliamo di educazione ne abbiamo da dire. Io penso che sono d'accordo con la dottoressa che ha parlato prima, con la psicologa, che deve esserci una formazione continua. Per quanto riguarda i più piccoli, e quindi quelli che ancora non hanno la patente, a me piace distinguere tra educazione stradale e educazione alla sicurezza stradale, che non sono la stessa cosa. Il fatto di conoscere le norme non determina per forza la spinta a rispettarle. Quindi se quando sono piccolini, fino alla primaria, inizio della scuola secondaria di primo grado, è indispensabile educarli alle norme, poi bisogna anche accompagnarli a capire che forse vale la pena rispettarle, perché non possiamo obbligarli. Noi possiamo insegnargli tutto quello che vogliamo, ma dobbiamo passare conoscenza prima, ma poi dobbiamo passare coscienza, altrimenti non li accompagniamo a sentirsi sicuri, a rispettare gli altri e ad adottare dei comportamenti che salvano la loro vita, ma anche quella degli altri. Quindi io dico la prevenzione dovrebbe essere dalla nascita fino alla fine della vita in questo senso, anche perché anche noi adulti magari a volte dopo tanti anni di patente diamo per scontate tante cose, no? Quindi magari rinfrescare aiuta ogni tanto. I ragazzi sono, prima dicevamo, no? Sono potenti, non hanno la percezione del rischio e non sono utenti deboli, ma sono utenti vulnerabili, come ci insegna Guarnieri. E in quanto vulnerabili devono cominciare a percepire questa vulnerabilità, perché a 12-13 anni devono aspettare ancora per mettersi alla guida. Ma sappiamo che è una delle prime cause di morte a quell'età, l'incidentalità stradale, lo scontro stradale.
Per cui loro possono fare tanto, possono costruire coscienza per quando poi arriveranno a prendere un'auto in mano, che equivale ad avere un'arma, perché se fa vittime è come se fosse un'arma. Dobbiamo formarli e accompagnarli. E anche la dottoressa Casarini ha usato la parola accompagnamento. Guardate che le parole sono pietre, bisogna saperle usare perché possono avere un significato molto importante. Accompagnamento, gli addetti ai lavori proprio usano questa parola ed è importante che anche noi capiamo l'importanza dell'accompagnamento. Mirella D'Ariese, ciao Mirella. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo dirle una cosa, che adesso tra poco si apre la stagione che la gente va al mare, i ragazzi vanno a ballare di sera, una certa ora. E un mio amico che è alla Corriera mi ha detto che è una cosa di disperazione a portarli a casa alle 4, che sono stanchi, ubriachi, non so di più. Ma è una cosa che è di altro mondo, portare a casa i ragazzi alle 4, ragazzine di 18, di 17 anni. E dopo vanno a ballare a Spregnano, fanno la risa, fanno chiudere la discoteca perché sono caldi, fanno baruffa, non capisco più niente, se non vede un po' di sicurezza, non so, perché è una bomba atomica, anche per entrare, e chi va a casa così i tre, i secotti e basta, e hanno sonno soprattutto. Grazie Mirella. Allora, per farti ancora più confusione, chissà che qualcosa serva, andiamo a vedere questo servizio che è successo ieri. Non era notte fonda, eravamo in pieno giorno. Questa rissa in centro ha proprio procurata da alcuni giovanissimi ai danni di anziani. Andiamo a vedere. Adesso parte. Sono legati dal pugno. Quando che ero io a parlare con i signori da vigliacco, ero io a spiegare che il signor mi sono intervenuto perché io giustamente che ho fatto un'osservazione in galleria in vicino. Ore 13:30 in pieno centro città. Due ragazzini di 17 e 15 anni vengono rimproverati da una sessantenne mentre percorrono in bici Galleria Rialto. Bastano poche parole della donna che sta rincasando con sua figlia per far scattare una discussione via via sempre più forte. Pochi secondi dopo, vedendo la scena, un cinquantenne che passa di lì per caso interviene in suo aiuto e i minorenni, visibilmente alterati, reagiscono lanciandogli in testa un bidone dei rifiuti e colpendolo a calci pugni. Praticamente questo signore qua, proprio questo qua vestito da Arlecchino, ci ha alzato le mani per primo. E poi praticamente cosa è successo? È successo che le cose si sono accese, niente, mio amico gli ha tirato un bidone in testa. E tutto perché? Perché questa signora qua ha detto che noi stavamo andando troppo veloce in bicicletta e dentro una galleria. E mentre che mi ero là a ciapparmi a pugni col boccia, mi metti il bidone in testa. È caos lungo la via, interviene la polizia, ma nemmeno l'arrivo della volante spegne la spavalderia e la sfrontatezza dei ragazzi nei confronti del cinquantenne aggredito e delle altre persone intervenute per calmare gli animi. Sebbene rimproverati più volte dagli agenti, i ragazzi continuano a scherzare e a riprendere con il telefonino le persone presenti. Quella signora era in mezzo, l'ho schivata così. Ma la signora io anzi non l'ho neanche vista in realtà all'inizio. Io sono uscito di qua, il mio amico è iniziato a rompere le palle, il mio amico gli fa: ma sono stronzati, capito? Il 17enne e il 15enne vengono accompagnati in questura per l'identificazione, ma durante il tragitto il più grande dei due aggredisce a calci e pugni un agente, ferendolo alla mano. Non contento, anche in ufficio ferisce un altro poliziotto allo zigomo con una testata. Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, viene portato nel carcere minorile di Santa Bona. L'ennesimo episodio di violenza in centro, situazione divenuta intollerabile anche in vicolo Rialto, come racconta il marito della donna sceso in strada. Tra le urla e gli atteggiamenti così di sfida e nei confronti di chi ci abita, insomma anche di anziani tra l'altro. Il sindaco Mario Conte ha preso la notizia, ha promesso di parlare sia ai ragazzi che ai genitori. Questi ragazzi si faranno carico delle loro responsabilità, però
dovranno farsi carico delle loro responsabilità anche i genitori. Quindi sarà mia cura anche in questo caso dare mandato all'avvocatura civica per capire cosa possiamo fare, perché questo tipo di comportamenti non è in alcun modo tollerato nella nostra città. Sindaco Favaretto, come commenta, lei è un amministratore, sì. Non hanno paura di niente, di nessuno, ma chi se ne frega tanto, poi cosa succede? A carcere minorile? Sì, no, ma il fatto, già l'atteggiamento che c'è stato nella descrizione del signore, questo vestito da, non so, da pagliaccio più o meno, ha utilizzato questi termini. L'importanza, sa dove nasce? Da fare branco. Perché se tu poi li prendi uno per uno, sono nella maggior parte magari sono persone, ragazze anche deboli, addirittura alcuni sono dei vigliacchetti, diciamo, li chiamiamo così. Quindi già questo provoca disgusto, ovviamente, perché dare violenza poi su una persona anziana, che poi è una signora che in fin dei conti ha solo detto fate attenzione quando passate con le biciclette, sì, ma questa su una galleria correvano, che non potevano. No, ma questi hanno sempre ragione, avete sentito, hanno ragione loro. E hanno ragione loro, questo è fa. E riuscire poi a... Io spero invece che qui i genitori si rendano conto di quello che sta succedendo effettivamente, perché alle volte non è così. Guarda che io mi scontro molto spesso con queste situazioni ed è giusto che i genitori difendano i figli nel momento in cui possono avere una ragione, ma è giusto che prendano dei provvedimenti verso i figli nel momento in cui creano questo tipo di disagio. Una seconda cosa è la soluzione, la punizione, come ne avevamo anche parlato prima, che lei mi ha suggerito giustamente, non può essere il ragazzo messo su un divano, che passa la giornata a casa su un divano, ma bensì il genitore deve collaborare anche con le istituzioni nel far pesare quello che effettivamente ha fatto e soprattutto obbligarlo effettivamente a una punizione utile per sé e anche per gli altri, che può essere, diciamo così, un aiuto verso persone fragili che si rendano conto che ci sono persone che alle volte chiedono aiuto, e ragazzi così forti e in età che possono anche ragionare, dare una mano effettivamente alla comunità. Comunque molto difficile, io non so come cosa succederà, perché veramente... Vladimiro da Rovigo, ciao Vladimiro! Ciao Milena, grazie. Ecco, ieri ho visto casualmente tutto filmato, non mi ha impressionato particolare che sti ragazzi qua, specialmente uno, gli teneva a mostrare che loro riproduceva tutti i gesti, tutte le movenze, tutte le parole che si vede nei social, oppure nei cantanti diciamo, della loro generazione, cioè quello che serve sa fatto vedere che ha mosso la mano come i barbieri, per dire, cioè mi veniva da pensare, non per fare il solito discorso ai tempi miei via parlando, ma quando ero giovane gli erano veramente i ribelli quei tempi, ma niente, mi ricordo perfettamente che tutti quanti noi altri cercavamo di realizzarsi noi altri stessi nella nostra individualità diversa dagli altri, cioè che avevamo della creatività, che avevamo la nostra individualità e cercavamo proprio in maniera totale di avere una diversità dagli altri, una nostra specificità. Queste qua invece gli sembra realizzarsi scimmiottando e copiando qualcun altro. E questo è impressionante, ma è anche molto importante. Cioè questi qua, come di simpanzé, adesso non voglio offendere, ma nella sostanza è come di scimpanzé che scimmiotta qualcun altro, che sarebbe poi i loro idoli, i cantanti, i rapper, i trapper o via parlando. Allora già intanto questo qua è, come dire, è una cosa non bella, perché dimostra di non avere creatività, di non avere personalità, ma di voler appunto imitare qualcun altro. Ma mentre nel caso di quelli a mia età, quando qualcuno veniva a ragionare, ragionava con una persona, un individuo che cercava di usare la sua testa e se poteva anche imparare delle cose. Questi ragazzi qua che scimmiotta e basta quei altri, è inutile ragionare, cioè ti puoi ragionare con una persona che usa la sua testa, ma con una persona che usa la testa altrui
è inutile ragionare. Questi grazie Vladimiro, devo chiudere perché ho anche forato, andiamo avanti, comunque molto chiaro, ti ringrazio Vladimiro anche di guardare i nostri TG perché sono molto importanti, fanno vedere e stanno cercando anche di sensibilizzare, stiamo facendo un ottimo lavoro a mio avviso, speriamo sia recepito da voi a casa perché anche voi dovete fare la vostra parte ascoltando bene anche gli addetti ai lavori. Allora sentiamo come commenta la dottoressa Martini, poi la salutiamo. Io vi lancio una provocazione. Chi è che non vorrebbe avere ragione? A chi è che non piace avere sempre ragione? Quindi, ancora una volta, ampliamo la visione. Sono ragazzi, sono minorenni per la legge a tutti gli effetti, per cui mi verrebbe da chiederci dove sta il lavoro di cura, che non è solo quello genitoriale, quello scolastico e quello del territorio, della città. Dove siamo noi? I lavori sull'empatia, sull'assertività, sul pensare all'altro e al peso che possono avere le parole. Sono tematiche che riusciamo ad affrontare adesso nelle scuole perché devono riempire queste due ore di educazione civica per materia, cos'è che al momento. Ecco, ma diamo valore a quello che stiamo facendo, perché la scuola, la famiglia non devono avere come priorità diciamo le materie, ad esempio, scolastiche, ma dobbiamo formare la base, e la base passa da qui, dal rispetto dell'altro, dall'altruismo, dall'empatia. Se a noi lasciano la possibilità di scegliere e decidere, io lo dico sempre, un bambino messo davanti a un camion di cioccolato forse si ferma solo quando ha mal di pancia. Però dove siamo noi per far apprendere i limiti utili alla sicurezza nostra e degli altri? Molto chiara, dottoressa Martini, la ringrazio. Allora, prima di chiudere vorrei sentire anche il secondo passaggio che ha fatto il sindaco Favaretto proprio a questo incontro che abbiamo fatto, Strada Sicura all'ippodromo di Sant'Artemio. Andiamo a sentire. Ho realizzato lì al Polivalente di Sagareda un mega murales con questa auto incidentata, ma non è solo quella, ho realizzato due scritte, una diciamo dedicata a chi guida e una dedicata a tu che devi fare attenzione verso gli altri. E quindi queste due frasi molto grandi, e avendolo fatto nel Polivalente lo vedono tutti i ragazzi di tutte e i genitori la mattina quando accompagnano i ragazzi a scuola, i genitori quando accompagnano i figli a fare sport, insomma tante cose così. Io utilizzo i social ovviamente, Facebook e Telegram, per dare comunicazioni anche necessarie proprio per la viabilità. Ecco, ho cercato di fare cose anche abbastanza semplici anche, e ho sempre accolto gli eventi nel mio paese quando si sono voluti fare per sensibilizzare, e quindi chiaramente pubblicizzare molto questo. Si fa, ecco, si cerca di fare il massimo possibile. Le infrastrutture sono molto importanti, quindi piste ciclabili. Io ho appena realizzato con contributo della provincia, che poi parlerò anche di una importante iniziativa della provincia di Treviso, ho fatto 22 attraversamenti luminosi a Sagareda, in modo tale che anche chi è per strada cioè vede queste strisce fosforescenti, quindi cerca di rallentare, che comunque è un segnale, e poi si vede molto bene le persone che attraversano, perché quanti incidenti sono stati sugli attraversamenti pedonali. E quindi ecco, cerchiamo di imparare. Io sono venuto qui questa sera per imparare soluzioni, cercare poi di portarle nel mio comune, e a ricordo di quello che dicevo prima per la provincia, c'è secondo me una bellissima iniziativa. Sono tre province in Italia, sapete, c'è Treviso, Brescia e Crotone, che stanno realizzando un lavoro eccezionale con le forze dell'ordine, per le scuole e con altre iniziative, e proprio su ordine di Stefano Marconi, presidente, e Roberto Fava, che è l'assessore, che si sta molto spendendo proprio con questo impegno. Quindi
Dal punto di vista dell'istituzione ce la stiamo mettendo tutta, ecco, questo sì. E dopo speriamo anche che sensibilizzare il comportamento delle persone, che è la cosa più importante, insomma, ecco. Allora, sindaco Favaretto, a distanza di tempo, ecco, bisogna tirare anche le somme di quello che si è fatto, ecco, come l'hanno recepita le persone, le famiglie, i ragazzi, queste iniziative, ecco, che hanno capito l'importanza di guardare, di leggere, poi di stare attenti, di fare una guida sicura, un comportamento corretto e rispettoso, prego. No, no, io i riscontri li ho avuti, io ovviamente parlo del mio paese, i riscontri per quanto riguarda le testimonianze dicendomi il sindaco è sulla buona strada, queste cose vanno fatte, l'hanno capito. Il mio ritorno qui oggi è anche dovuto al fatto che però per quanto ci impegniamo, perché purtroppo continuano ad accadere, per me è stata veramente una grande sofferenza il fatto che un ragazzo del mio paese su questa curva a Romanziola abbia perso la vita, ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato, poteva anche succedere, diciamo che ha colpito quest'auto frontalmente, per fortuna i conducenti di quest'auto non è successo poco o nulla, però lui catapultato poi sul fosso, sul terreno ed è morto. E quindi la mia presenza è questa di ricordare a tutti che bisogna fare molta attenzione per la strada. Bisogna che noi parliamo con questi ragazzi in modo che abbiano nel limite del possibile massima attenzione quando sono sulle strade, e purtroppo per quanto alle volte ci si impegni le cose continuano ad accadere. Io non so effettivamente la soluzione perfetta non ce l'ha in mano nessuno, ovviamente, però almeno l'impegno da parte delle istituzioni ci deve essere su questo, non solo delle istituzioni, ma ovviamente, come ripeto, anche in questo caso io mi rivolgo ai genitori, come diceva anche la dottoressa prima, poi è un comportamento di tutti, dall'adulto. Sì, c'è qualche anziano che anche lui ha la patente a 90 anni e chiaramente i riflessi, però perlomeno vanno piano, questo non li ho mai visti correre forte, hanno bisogno anche dell'auto perché almeno sono autonomi per andarsi a fare la spesa, per andare dal medico, alcune cose non dobbiamo essere rigidi al 100%. Grazie, la verità sindaco. In mano non ce l'ha nessuno, cerchiamo però di impegnarci, quello sì, essere presenti anche agli eventi, perché a me è dispiaciuto che effettivamente lei ha organizzato una cosa così importante e le istituzioni erano poco presenti. E le avevamo invitate, dirlo davanti alle telecamere, ma come vi ho detto sono cose che in questo momento non interessano, perché sono le poltrone politiche che interessano in questo momento, le segreterie politiche. Comunque c'erano i cittadini, sì, c'erano i familiari, gli c'erano gli addetti ai lavori, sì. E questo è molto importante perché forse danno un messaggio più qualificativo, anche più stimolante, più intrigativo di certi politici, sì. Anche che non sanno. Anche i responsabili delle scuole non ho visto. E anche quelle erano state invitate. Era venuta la prima manifestazione che abbiamo fatto, ma hanno saltato la seconda, che forse era tutto da discutere. Allora io lascerei questi due graditi ospiti con questo video, purtroppo, ma vi voglio far vedere proprio per sensibilizzare quello che è successo a questo ragazzo in questo incidente stradale. Andiamo a vedere appunto il video di questa tragedia a Salgareda di Davis Marson e poi saluto gli ospiti. Ore 16.30, la Fiat Punto guidata da Davis Marson, 28 anni, di Salgareda, che imbocca la curva di via Romanziola, 90 di Piave, poi la virata improvvisa verso sinistra. Le telecamere dell'agriturismo riprendono l'arrivo dell'auto, il silenzio, poi l'urto violentissimo contro una vettura che arrivava dalla corsia opposta. Abbiamo sentito un botto, una cosa spaventosa, e appunto abbiamo visto l'incidente, siamo usciti e abbiamo portato i primi soccorsi, cioè, chiamando il 118 perché altro non abbiamo potuto fare. Subito sono arrivati l'elisoccorso, i pompieri in velocità, ma ormai non c'era più niente da fare.
Lo schianto con un'utilitaria con a bordo tre persone, di cui una signora di 85 anni seduta sul sedile posteriore, che per l'impatto è stata catapultata nella parte anteriore dell'auto. Feriti, ma non in modo grave, sono stati tutti e tre portati all'ospedale di San Donà di Piave per gli accertamenti del caso. Per Davis Malson, invece, inutile ogni tentativo di salvarlo. Troppo violento lo scontro che ha sbalzato l'auto del giovane sul campo adiacente alla strada. Davis aveva da pochi giorni compiuto 28 anni. A Fausto e Fabio, titolari dell'azienda Opitergina dove lavorava, il messaggio mandato la scorsa settimana. «Non vedo l'ora di tornare», diceva. Il giovane sarebbe infatti dovuto rientrare in queste ore dopo le vacanze pasquali e qualche giorno di malattia trascorso a casa. «Lo aspettavamo per festeggiare il suo compleanno», raccontano i titolari. Un ragazzo solare e intraprendente che aveva cominciato a formare i più giovani, che lo seguivano anche nelle sue trasferte all'estero. Davis lascia la mamma Sonia, il papà Giancarlo e il fratello maggiore Loris. Salgareda, paese d'origine del giovane, è in lutto. Nella piccola comunità, infatti, Davis era molto conosciuto, tanti gli amici e i legami con il paese, a partire da quello della famiglia, volontaria da tempo della Proloco paesana. Mi dispiace che un ragazzo di giovane età così perda la vita in questo tragico incidente. Siamo veramente molto addolorati, tutta la comunità è rimasta sgomenta. Ecco, io prima di salutare gli ospiti vorrei aggiungere solo due parole. Il rispetto della vita, sia della propria vita che quella degli altri. Ecco, se iniziamo a fare questo, forse avremo anche meno incidenti anche gravi, mortali, ma soprattutto il rispetto di se stesso, della tua vita, che è un bene talmente prezioso. Io penso a quelle persone che stanno lottando per vivere e questi ragazzi che hanno la vita in mano solo perché non si rendono conto della pericolosità, come ha detto la dottoressa Martini, di avere questa bomba in mano, non c'entra la cilindrata, sono tutte bombe in mano a orologeria, che se sbagli la minima, un minimo passaggio sei finito. Grazie, grazie. Dottoressa Martini, vuole aggiungere qualcosa prima di salutarci? Grazie, grazie Mirella. Vorrei solo ricordare che se stiamo a guardare siamo complici, per cui sposo e riprendo l'invito del sindaco a fare qualcosa, anche se piccolo, anche se ci sembra insignificante, è comunque un sassolino che andiamo a mettere, perché sennò non andremo da nessuna parte se stiamo fermi. Grazie davvero per l'invito e spero di vederci presto in presenza. Grazie dottoressa Marianna Martini, psicologa del traffico, grazie al dottor Andrea Favaretto, sindaco di Salgareda, centrodestra, che è stato con noi, che sta cercando anche lui di portare un supporto importante, non a parole ma agendo, perché abbiamo bisogno di azioni positive. Grazie, grazie sindaco, Mirella. Buona giornata, grazie. Pubblicità. Presento altri due graditi ospiti, abbiamo in presenza Massimo Zappia, imprenditore, che buongiorno, ringrazio, buongiorno, e sentirete Mirella cosa ci racconterà. Abbiamo invece collegata da Venezia Monica Poli, cittadini non distratti, grazie veramente Poli di essere qui con noi, ecco, sempre tosta, centrare l'obiettivo, mai mollare, ecco, per la comunità, perché lei non lo fa per se stessa, lo sta facendo per una sicurezza della comunità. Pensate cosa sta facendo Monica Poli. Però io aprirei proprio con Massimo Zappia. Vedo che è un plicola enorme. Cosa hai portato a Sveglia Veneti questa mattina? Ti ho portato un esempio. Guarda Mirella, intanto ti ringrazio per il tuo invito, perché è sempre molto gradito da parte mia, perché considero questa trasmissione come quello che tu mi hai detto, un salotto dove non dimenticare e dire le cose, perché spesso volentieri non si riesce a capire dietro questi scenari dell'economia che cosa gira. E allora, visto che ne abbiamo parlato tanto e l'economia doveva essere rilanciata con questi ecobonus, con questi super bonus che poi chiaramente non hanno funzionato e molte aziende hanno chiuso, si parla di quasi 1700 imprese che sono nate dal nulla per acquisire questi crediti, poi questi crediti sono spariti e sono rimasti i famosi debiti. E i debiti vengono portati avanti dalla nostra società e anche in maniera abbastanza scaltra, facendo passare gli anni. Questo è per esempio l'esempio di un'azienda fallita 14 anni fa
e ancora in piedi, questo è il faldone, non ci sono più soldi, sono stati spesi 350.000 euro di avvocati per portare a casa niente. Fai rivedere il faldone. Questi sono i faldoni di tutta la parte, la documentazione, che ci sono aggiornamenti su aggiornamenti degli aggiornamenti. Doveva essere chiusa l'anno scorso, poi perché il giudice giustamente ha ritenuto idoneo bloccare la parcella anche solo del curatore, allora si è fermato tutta la procedura degli ultimi pochi soldi che avrebbero dovuto prendere chi ha lavorato, cioè chi aveva già lavorato, i dipendenti. Invece i soldi li ha presi chi ha lavorato a questa procedura. Cioè, non so se avete capito il meccanismo. Noi non siamo più una società del fare, siamo una società del dire. Noi diciamo, ma non facciamo. E questi sono gli effetti collaterali. Allora, voi immaginate quanti fallimenti ci sono ancora in piedi in tribunale di Treviso, si aggiungeranno questi, quindi se per questa società sono passati 14 anni, immaginate per gli altri, e immaginate quante persone non porteranno a casa soldi. E la preoccupazione è la poltrona, cioè il potere, ma il potere di che cosa? Allora, io sono un imprenditore, tu il potere me lo devi dimostrare con i fatti. Se vali, allora sei competente, allora puoi rimanere in quel posto. Ma se non vali e non hai la competenza, tu il posto lo lasci. Come se io non sono fossi un pessimo imprenditore, devo lasciare il mio posto. Invece fare impresa oggi diventa sempre un ostacolo, è sempre molto più difficile trovare quella via non preferenziale, quella via idonea per poter fare impresa seria, per poter assumere. Invece ogni mattina c'è sempre qualche cosa di nuovo, c'è sempre l'Agenzia delle Entrate che si inventa una nuova cedola, c'è sempre lo Stato che ti dice abbiamo bisogno di più soldi, quindi aumentano la ritenuta d'acconto sui bonifici delle ristrutturazioni, portandolo a una cosa proibitiva, cioè ti tolgono esattamente il tuo guadagno che poi ti restituiranno l'anno dopo quando avrai fatto il fatturato. Ma se non fai il fatturato, quella cosa lì non la riprendi. Allora questo è un meccanismo veramente morboso e non se ne viene fuori. Allora, io vorrei proprio discutere con te adesso proprio di come imprenditore, e tu rappresenti anche altri imprenditori, vedete la situazione dalla parte politica. Nel senso, noi eravamo la quarta potenza del mondo. Assolutamente. A livello industriale eravamo la quarta potenza. Funzionavano gli ospedali, funzionavano le scuole, funzionava tutto. Certo, si stava bene. Eravamo con la Democrazia Cristiana. Che se ne dica, si viveva bene. Poi, per carità, qualcuno dirà, ma cosa hanno fatto, cos'è successo? Ma allora io guardo questa realtà di oggi. Sì, appunto. Allora, una volta gli industriali puntavano sulla persona, costruivano le case agli operai, insegnavano all'interno delle fabbriche a lavorare, i più grandi, i più capaci insegnavano ai più piccoli e non c'era bisogno di niente. Tutti avevano il loro lavoro, si stava bene. Si lavorava. È successo di tutto di più. Siamo andati avanti con una tecnologia incredibile, perché parliamo di intelligenza artificiale. Parliamo di soldi per le guerre a IOSA, ne abbiamo tantissimi, però non abbiamo mai i servizi alla persona, non si è più puntati alla persona, alla qualità del lavoro della persona, certo, alla qualità dell'operaio, dell'imprenditore serio che ha voglia di investire, aumentando la burocrazia e distruggendo tutto quello che era stato fatto di buono. Pensiamo alla sanità di Tina Anselmi, questi ospedali che funzionavano alla grande, nelle periferie trovavi il chirurgo come nella grande città, non c'era, certo, differenza. Qualcuno ha deciso che non andava più bene, perché per un business pazzesco, che è diventato un business infernale per la povera gente, per quelli che non ce la faranno, perché il disegno era già stato fatto tanti anni fa. La legge la modifico e aiuto il privato, la sanità privata, ed elimino nel silenzio totale quella pubblica. C'erano quasi arrivati, se non che cosa sta succedendo?
che le grandi menti italiane, i grandi ricercatori, premi Nobel, hanno detto no, non va bene. Qui bisogna fermare qualcosa, che è fermare il privato e puntare sul pubblico. Ma gli stessi industriali devono capire che forse bisogna investire in maniera diversa. Non è possibile avere le cattedrali d'oro e il piccolo imprenditore che non ce la fa sopravvivere perché non è ascoltato, non ha numeri per essere ascoltato. Non è nessuno. I soldi sono sempre stati dati a chi ha tanti numeri che non gli servivano neppure, senza fare tanti nomi. Ma passiamo in vari settori, passiamo alla scuola. Ecco, a tutto. Il paese sta crollando. Però cosa si dice? Che si sta bene. Si sta bene, possiamo farcela. Sì, sì. È una invece illusione. Vediamo che quello che vogliono fare è mantenere la poltrona. Adesso non si guarda più al merito. Cosa hai fatto in 20 anni? Cosa hai prodotto per la comunità, per il tuo paese? No, bastano gli anni. Hai fatto 15-20 anni in regione. Beh, allora vai in Europa perché sei competente. Ma spiegami cosa hai fatto e cosa hai prodotto per noi comunità in questi anni. Perché sei tu che ti premi, che dici io sono stato bravo. Ma siamo noi che dobbiamo dire se sei stato bravo o no. Cosa dici, Massimo? Sono d'accordo. Il famoso curriculum, no? Per il quale ti presenti, hai fatto, hai lavorato per chi e per cosa, queste sono le tue credenziali e soprattutto la competenza di aver fatto qualche cosa, ma essere stato veramente competente nel tuo mestiere. Invece il più delle volte, e lo stiamo vedendo adesso, la preoccupazione della politica è il potere, cioè avere solo la possibilità di non perdere il potere, quindi la famosa poltrona, e quello che viene a meno è tutto quello che tu hai detto, le aziende, quindi i privati, la persona, il pubblico, tutto quello che oggi sentiamo alla televisione, dalle notizie, la povertà sta aumentando, facciamo finta di niente, tanto stiamo bene. Tanto ci sono ancora quelli che hanno risparmiato, sì, ma i risparmi prima o poi finiscono. E poi che cosa succederà? Se le aziende continueranno a chiudere, perché io non vedo, almeno nel nostro settore, non vedo queste aperture, io non vedo nessuno che abbia detto, senti, facciamo un programma, vediamo che cosa serve alle imprese per poter creare di nuovo il nostro, o proteggere il nostro know-how, che è la cosa più bella, perché la marca trevigiana era fatta da queste aziende. E invece le migliori se ne stanno andando, altre vengono comprate, poi ci sono queste associazioni strane dove le aziende comprano le aziende ma esportano tutto all'estero e diventano tutte straniere. Allora mi faccio una domanda, che cosa rimarrà di italiano e cosa faremo? Allora manca la programmazione, perché è troppo comodo adesso passare il cerino, ma tu che sei là da 20, 30 anni, 15, perché questi sono... Non ti sei accorto prima a fare prevenzione, dire fra poco non avremo più i medici, non avremo più infermieri, non avremo più insegnanti, imprenditori se ne stanno andando, non riescono a sopravvivere. Perché è facile adesso passare il cerino, non è colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro del governo. Ma in tutti questi anni perché non hai parlato? Perché non hai chiesto aiuto dicendo guardate che se succede questo noi finiremo veramente a catafascio? Tutti zitti e buono, andava tutto bene, sfido io, stipendi da capogiro, perché guardate, minimo sono 8.000 euro al mese, netti, parliamo in consiglio regionale, perché queste sono le cifre, anche se non lo dicono ve lo dico io, senza pensare poi alle bende, alle prebende che si danno, e chi se ne frega del popolo italiano, del territorio. Sentiamo Nadia cosa dice, ciao Nadia. Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Niente, confermo quello che stai dicendo. È una vergogna. Ma c'è gente che è anche 40-50 anni che sono là al governo. Gira, rigira, vadono una poltrona all'altra e si... Beh, comunque, guarda, mi vergogno e sono... Non so se andrò a votare, perché sono disgustata. Anche col PNRR. Cosa sta succedendo? Truffa anche là. Allora ci facciamo conoscere? Allora, che
Non so, non hanno nessun rispetto, anche per noi, perché sono soldi che pagheremo noi. Loro certo. Non pagano. E certo. E dopo anche con queste tasse, noi paghiamo, però i grossi evadono, vanno a Monte Carlo, vanno in Svizzera, vanno a pagare le tasse in Olanda. Ma allora dobbiamo darci una regolata, mandarli a casa a tutti, dal primo all'ultimo. E dopo, il sindaco non può fare 3 mandati se non ha un certo... E là quanti mandati hanno fatto a Roma? Grazie no, Nadia, guarda. Molto chiara la telefonata di Nadia, io spero che Sveglia Veneti serva anche a svegliarvi, perché fra poco avremo il coltello dalla parte del manico, se continuiamo a premiare chi ha sbagliato e chi non ha dato risposte, inutile che poi ci lamentiamo, stiamo attenti, vai a votare Nadia, mi raccomando, guardate che è importante sì, andare a votare, guardate che fate il loro gioco se non andate a votare, meno andate più potere loro hanno, ricordatevi quello che vi dico, però io vorrei leggere, prima di passare alla nostra graditissima ospite, parleremo di sicurezza, perché lei fa sicurezza dove la politica non arriva il cittadino che si rimbocca le maniche. Certo. Vorrei leggere questi numeri, Zappia. Super bonus, la situazione in Veneto. Cantieri al 31/1/2024, 3.436 cantieri, su un totale di 58.266 asseverazioni. Lavori non partiti o non terminati, 14 a Belluno, 43 a Rovigo, 115 a Vicenza, 119 a Treviso, 131 a Venezia. Almeno 17.000 famiglie coinvolte a Rovigo, 600 milioni sono di euro di lavori a rischio a Vicenza, 35.000 euro a famiglia a Treviso, 131 a Venezia. Cioè, capite che sono numeri che fanno veramente sì, impressione. I lavori non partiti a Verona 202, a Padova 156, 780 le aziende dell'edilizia nate in Veneto dopo l'entrata in vigore della misura il 30 settembre 2020 e chiuse a fine settembre 2023. Quello che ti avevo detto. Cioè, avete capito che numeri abbiamo? Sì. Io ve li leggo i numeri, qualcuno li ha letti, per carità, non è che li leggo solo io, ma molti a casa non sapevano di questo, non sanno neanche di cosa sto parlando. No, ma in effetti, Mirella, questo è una cosa fondamentale. Quando voi vedete delle impalcature attorno a un palazzo, non è detto che i lavori si vadano ad eseguire, magari sono impalcature ferme da 6 mesi perché l'impresa non c'è più. E quindi adesso chi è che va a togliere le impalcature? Il privato deve, per opera sua, con i suoi soldi... Pagare ancora? Assolutamente, perché la rimozione e lo smaltimento dell'impalcatura costa. Quindi se prima pensava di risparmiare, adesso invece spenderà dei soldi che invece non aveva previsto. Ma io mi faccio una domanda. Se tutto questo che poteva essere gestito è stato inventato da qualcuno, che immagino se lo hanno progettato... dovrà avere la giusta competenza. Questa persona dove è finita? Perché adesso non paga esattamente lui e trova lui la soluzione a questo problema da lui creato? Visto allora, che si sapeva. Bravissima. Allora io posso crederti. Allora hai detto ho sbagliato, non sono capace, lo dici pubblicamente, lasci la penna sulla scrivania, saluti e te ne vai dalla porta. Allora io posso dire credo di nuovo che la politica possa farcela, ma in queste condizioni no. Lì se vai a vedere nessuno sapeva e nessuno ha fatto niente, ma chi l'ha fatta quella legge? Però io potevo andare alla Camera di Commercio e aprire questa attività edilizia in meno di 2 ore, cioè, mentre se io voglio partire, aprire una partita IVA, non parliamo i numeri che ci sono e i costi e i tempi. Ma quello che è peggio, Mirella, io adesso non ti sto a spiegare il meccanismo perché ci vorrebbe veramente troppo, ma
sarebbe interessante, perché bisogna veramente capirlo. Ci sono delle piattaforme gestite dall'Agenzia delle Entrate dove è praticamente impossibile portare via soldi in anticipo se i cantieri non sono finiti. Io vorrei sapere questa gente com'è riuscita a farlo. Se l'Agenzia delle Entrate non ti permette, famosi cassetti fiscali, bravissima, se non ti permette di avere il credito fiscale usufruibile perché i lavori non sono finiti. Allora Massimo, spiega cos'è il cassetto fiscale, perché guarda che nessuno l'ha spiegato bene. Ah beh, certo. E a casa non sanno cos'è il cassetto fiscale. Cos'è questo cassetto fiscale? Prego Massimo. Allora, il cassetto fiscale è un cassetto virtuale dove vanno a finire esattamente dei crediti. Per esempio, se io prendo un lavoro da fare, Mirella mi commissiona la sua casa e la sua casa è, non so, 150.000 euro di ristrutturazione. Lei può cedere il suo credito, cioè io lo compro e dice bene, allora non pago niente perché è lo Stato che interviene col famoso 110%. Lei mi fa le carte, io faccio l'asseverazione, faccio tutto, dopodiché quando sono finiti i lavori, l'Agenzia delle Entrate ti dice bene, questi sono i soldi che io metto sul tuo credito, sul tuo cassetto fiscale, cioè li puoi andare a compensare con i debiti, con i contributi o con quant'altro. Prima si poteva vendere alle banche che prendevano il famoso 30%, te lo pagavano il 30% in meno, quindi te lo pagavano il 70% senza fare niente. A casa mia se sfioravi il tasso dell'8, il 9, l'11% era usura. Qua siamo arrivati al 30% e nessuno dice niente. Quindi non è nient'altro che il decreto salvabanche trasformato. Infatti vi invito ad andare a vedere tutti i bilanci delle banche. Tutti hanno praticamente dimostrato di aver fatto un fatturato incredibile grazie a questo. È una rapina. Quindi questo cassetto fiscale è una cosa che tu non puoi spendere, ma lì potresti vendere, ma devi poterlo vendere. Invece quando hanno bloccato adesso tutti i superbonus e quant'altro, hanno tolto anche la possibilità alle imprese di cedere il credito del cassetto fiscale. Quindi tu avrai la problematica di come pagare i fornitori, perché Mirella avrà preso i serramenti, i muri, quant'altro, e quindi come pagherò le piastrelle, tutto quello che segue. Quindi quello che ha dato le piastrelle attraverso l'organizzazione non prenderà i soldi, perché il cassetto fiscale non può essere più ceduto. E adesso la novità, non c'è più niente sul cassetto fiscale. La novità adesso è anche quella che l'Agenzia delle Entrate ti dice il cassetto fiscale non lo puoi neanche compensare con i debiti fiscali se li hai, perché se hai proprio debiti fiscali ti congeliamo il tuo cassetto fiscale, per il quale tu sei morto come azienda. Morto, finito, proprio sei azzerato. Sei morto. Abbiamo Giulia da Venezia, poi andiamo dall'altra ospite. Grazie Giulia, ciao. Sì Mirella, ciao, buongiorno a tutti. Anche l'imprenditore e la signora, quella la pagionaria. Sì, sì. Allora Mirella, volevo dirti che l'imprenditore, stavo qui ascoltarlo a bocca aperta. Perché Mirella, guarda, siamo ridotti proprio al... A volte mi sembra di essere al... come si dice? Scherzi a parte. Allora Mirella, la ministra Santanchè non ha potuto andare al Parlamento perché aveva da fare. E allora Mirella, io mi sono scandalizzata quando la Presidente del Consiglio non ha detto una parola riguardo di quello che ha fatto. Sugli imprenditori si accaniscono perché adesso paghiamo ancora il 22% di IVA su tutto. E sui ministri? E allora Mirella, lei deve sapere, questa ministra, che il Parlamento è un luogo sacro e lei non ha avuto neanche la faccia di andare, perché per andare in Parlamento ci vuole disciplina e onore, onore e disciplina, quello che penso che lei non ha con quello che ha combinato, perché fino al terzo grado è innocente, ma gli imprenditori
non vanno al terzo grado, si gli devono prendere la casa o quello quando arriva la guardia di finanza. Agiscono subito. E poi guarda Mirella, questi qua nel Veneto, che ieri sera a Focus c'era il signor Riva Palasco, non sai quanto ho riso Mirella, mi ha fatto proprio tirare su il morale. Ha detto, poveri illusi, anche questi qua che hanno detto che il 29 di aprile sarà portata subito là in Parlamento l'autonomia. L'autonomia. Poveri illusi, non arriverà mai l'autonomia, Mirella. Devi pensare che ha detto che verrà giù la Madonna con le palme. Così faremo anche un lunedì delle palme. Insomma, ho tanto riso, Mirella, mi ha tirato su proprio il morale. E allora volevo dire, Mirella, la signora Nadia, che vada a votare, signora Nadia, li dobbiamo combattere, li dobbiamo mandare via, perché è col nostro voto che li manderemo via. Chissà che si vergognino, perché Mirella, anche questi che sono qua nel Veneto, hai detto giusto, 7-8 mila euro prendono, si devono vergognare, guarda dove ci hanno portato anche con la sanità. Grazie Giulia, ti ringrazio della telefonata, un grande abbraccio, devo andare avanti purtroppo perché il tempo è tiranno e voglio dare parola invece a questa appassionata Salvaturisti che è stata aggredita da un malvivente ma che non molla, che sta facendo sicurezza, ma pensate, il cittadino, il controllo di vicinato, antiborseggiatrici. Allora Poli, cos'è successo dentro di lei? Io l'ho già invitata e le dico veramente grazie, ha mandato anche questi filmati per far capire l'importanza di mettere la famosa goccia nell'oceano, adesso la metto anch'io, voglio vedere se proprio c'è il silenzio assoluto. Ecco, a distanza di tempo cosa ci racconta anche dopo questa aggressione che ha subito? Prego. Niente, perché la situazione purtroppo di questi profilatori sta aumentando, stanno diventando sempre più aggressivi. E, usano spray peperoncini al peperoncino e di queste aggressioni purtroppo ne avvengono in tutta Italia anche da parte di altri comitati di sicurezza e, cosa dire, purtroppo le leggi non ci sono, questa qua è una, tutta una conseguenza di leggi che non ci sono, di leggi sbagliate che tutelano loro. Ecco, ma questo non da ora, questo è tutta una conseguenza degli ultimi 15 anni. Noi ci troviamo tribunali intasati e carceri pieni, sono state fatte queste leggi proprio per quello, per non fare andare più la gente, per non arrestare più. E ci troviamo le forze dell'ordine che sono sempre in campo, io mi vergogno. Cioè, perché loro ci sono. Li prendono, li arrestano, li portano davanti a un giudice, il giudice applica le leggi e questi li vengono fuori. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma siamo un mondo all'incontrario. Siamo un mondo all'incontrario. Sentiamo Leone da Trebasele, che vai Leone. Ciao Mirella, grazie, ciao. Saluti i tuoi occhi. Grazie. Allora io sono scandalizzato quello che ho sentito questa mattina, che i nostri assessori in regione prendono 8.000 euro al mese. Cioè, questo non è solo il Veneto, abbiamo 20 regioni in Italia. Quanti soldi fanno? Quanti soldi dobbiamo pagare per tutta questa gente? Pena. Io sono veramente scandalizzato. Senza dire che poi abbiamo il Presidente della Repubblica che ci costa 4 volte quello che costa il Re d'Inghilterra, abbiamo i viaggiatori che ci costano più del doppio di queste, gli ufficiali dell'esercito ci costano più di quelli americani e vanno in pensione molto prima. Io non so, questo paese è veramente un buttare via soldi così. Quando ci svegliamo non lo so. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone, l'importanza è ascoltare, sono numeri che io vi do, sono numeri reali, non è che io me li invento i numeri, li ho letti anche anch'io ma da fonti sicure.
problema è che loro non lo dicono, infatti quando io faccio questa domanda si appellano ai santi pur di non rispondermi, oppure dicono delle cifre lorde, nette, ma qua, ma là, ma su, ma giù. Il problema è che dovrebbe essere proprio di regola la trasparenza, perché sono soldi che paghiamo noi, sono soldi nostri che paghiamo in continuazione, come dice Poli, non avendo poi i servizi che ci dovrebbero aspettare di diritto, la sicurezza. Avete visto quel servizio, questi ragazzini che veramente si ninfischiano dell'età di questa signora che li sta riprendendo perché corrono con la bicicletta su una galleria che non potrebbero, si fanno filmare, deridono le forze dell'ordine. Ma sono pochissimi e non riescono neanche a fermare, come dice Poli, pochissimi. Li portano in carcere perché poi questo si è avventato, questo ragazzino 17enne, sui pubblici ufficiali, ne ha fatto di tutti i colori. Ma io non mi domando, ma giustamente, ma le leggi, la certezza della pena, tu sbagli in base a quello che hai fatto, io ti faccio pagare, ti faccio lavorare, altro che stare sul divano. Come ha telefonato quel papà, mio figlio ha sbagliato a scuola, me lo mandano a casa e sul divano. Ma questo è un percorso educativo, ma servono queste telefonate per far capire che, perché come dice Poli, è tutto intasato, le carceri sono piene, i tribunali sono intasati, è tutto intasato, la scuola non ha numeri. Poli, cosa vuole dire? Prego. Ma chi è che ha sbagliato? Nell'ultimo ventennio cosa è stato fatto? Noi abbiamo una legge Orlando, del ministro Orlando, che è stata applicata a Torino. Non so se sapete di quella signora anziana che è stata borseggiata dentro una chiesa. Queste qua prese, portate davanti al giudice, hanno reo confesse e c'è questa legge, praticamente loro hanno risarcito con 100 euro a testa la persona anziana, e la persona anziana è obbligata ad accettare. Ma stiamo scherzando? Ma chi è che vogliamo tutelare? Ma chi è? Ma quando è stata fatta questa legge? Cioè non ci hanno pensato. Allora, una volta te la posso abbonare, magari se sei incestrato, per carità, io dico, si può sbagliare. Ma non è che questa legge poi possa essere sempre applicata, anche perché queste sono organizzazioni criminali. Questo qua c'è un giro di milioni di euro. Cioè, Daspo, fogli di via, non servono a nulla. E ci vuole la certezza della pena, la possibilità d'ufficio, ci vuole il ripristino delle forze dell'ordine, perché io mi vergogno. Perché le forze dell'ordine sono in campo, ma quando li portano davanti a un giudice e non ci sono e vengono applicate le leggi, cioè il lavoro che viene svolto da carabinieri e polizia, cioè è come se non avessero fatto nulla. Ma è possibile? Non paghiamo per la sicurezza. Andiamo a vedere cosa è successo anche al ministro cileno, pickpocket, andiamo a vedere e poi commentiamo e sentiamo anche Giusi, ma vediamo il servizio prima. Vai col servizio. Appena messo piede a Venezia è stato alleggerito del portafoglio. José Ignacio Vázquez Márquez, ministro del Tribunale Costituzionale del Cile, in visita istituzionale per i lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il diritto, la Venice Commission, è l'ultima vittima delle razzie dei borseggiatori e tra le personalità politiche si affianca al ministro della Cultura brasiliano Margaret Menezes, che qualche mese fa in visita ufficiale in Laguna aveva chiesto espressamente di utilizzare i mezzi pubblici per vivere Venezia come un cittadino qualunque e ne era scesa anche lei alleggerita del portafoglio. Márquez era atteso anche a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, tra gli altri da Luciano Sandonà, presidente della prima commissione consiliare, che si occupa anche di relazioni internazionali. Il borseggio avvenuto ai danni del ministro della Corte Costituzionale cilena, il dottor Vázquez, è l'ennesimo episodio di microcriminalità che c'è stato a Venezia. Ce ne sono stati segnalati tantissimi anche negli scorsi mesi.
Credo che questi episodi sia ora di dare un taglio definitivo, perché queste persone che agiscono in questa maniera nella splendida nostra città di Venezia sono sempre le solite, sono stati individuati fra l'altro non solo dalle autorità competenti ma anche da un gruppo pubblico che denuncia periodicamente ciò che succede a Venezia. Recentemente proprio il gruppo dei cittadini non distratti aveva lanciato l'allarme su come i borseggiatori a Venezia non siano più piccoli criminali che vivono di espedienti giorno per giorno, ma affiliati ad organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Intanto il ministro del Tribunale Costituzionale del Cile è se non altro riuscito a salvare il passaporto che si trovava su un'altra tasca, ma per tutto il resto è dovuto ricorrere all'aiuto del consolato del suo paese. E occorre trattare con maggiore durezza e maggiore responsabilità tutto ciò che succede a Venezia, perché non ne va solo l'immagine di Venezia ma anche l'immagine del Veneto e del turismo nel nostro paese. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Intanto faccio i complimenti alla signora, per carità, che lei sta rischiando ogni volta che la vedo in giro così, magari trova qualche ebete che va bene, dai. Io spero sempre di no, ma speriamo di no. Dovrebbero mettere dei cartelli con la foto di questi borseggiatori. Ma perché non mettono tanti cartelli anche a Venezia? A Roma, tu vedi a Roma che quando vedo schizza la notizia hanno sempre la pancia, ma le hanno mai portate in caserma a vedere ma se sotto c'hanno qualche cuscino o no? Ma sono sempre incinta quelle là, lo capisco. Allora, se la legge, come ha detto lei, che vanno in caserma, li interrogano qua e là, devono fare la legge nuova, devono fare la legge nuova, perché andiamo avanti così. Non si ha più coraggio di andare in nessun posto a questo punto, e devi metterti il portafoglio dove? Non capisco questa cosa qua, vi ringrazio. Abbiamo sentito la nostra Giusy, allora prima passare ancora a Poli, andiamo a vedere Venezia, mafia, borseggiatori. È successo pochi giorni fa che un signore di 87 anni, al momento di fare un prelievo al bancomat, si è trovato una ragazzina di 18-20 anni che le ha strappato dalle mani, ha strappato il portafoglio e è scappata via. Metti giù le mani, signora! Signora! Ho visto un anziano che era in difficoltà perché cercava il portafoglio e poi abbiamo scoperto che il portafoglio gli era stato rubato nella linea 1. Era un anziano di 82 anni, appena arrivato, un turista. A Venezia e Mestre i borseggiatori non esitano a prendere di mira i soggetti più deboli, ma dall'esperienza dei cittadini non distratti, forti di un confronto con associazioni analoghe persino all'estero, da tempo ormai è affiorato qualcosa di più inquietante, qualcosa di cui ci si rende conto se invece di prendere in considerazione i singoli casi si allarga lo sguardo all'intero panorama, anche oltre confine. Queste sono organizzazioni criminali, mi dispiace dirlo, è una parola molto grossa, questa qui è una mafia a livello europeo e qui bisogna indagare. Ecco, noi avevamo fatto un esposto ancora nel 2017 o nel 2018, ci sono milioni che girano. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dunque, il borseggiatore non è più un piccolo criminale che vive di espedienti giorno per giorno, è un affiliato di organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Recentemente in Veneto sono state avvistate borseggiatrici arrivate dalla Spagna. Eccole qua, attenzione borseggiatrici, attenzione pickpocket, carterista. Sono gruppi organizzati, addestrati alla razzia, che battono a tappeto il territorio. Peraltro una delle ultime frontiere è il furto in treno, anche di bagagli. E se vengono scoperti non è esclusa la reazione violenta. C'è anche il problema che purtroppo adesso utilizzano degli spray al peperoncino e nemmeno quelli legali, quindi sono ancora più nocivi per la salute. E li spruzzano appunto negli occhi e prendono le vie respiratorie e ci si ritrova anche in pronto soccorso con questi problemi che vengono risolti in parecchi giorni.
No, ma veramente io vi faccio vedere delle cose che dovrebbero far aprire gli occhi a qualcuno. Poli, come commenta, prego? Perché lei ci mette la faccia, ecco, rischia anche di persona, perché bisogna anche aver paura, perché questi sono anche armati, hanno lo spray peperoncino, i coltelli, cioè perché bisogna anche dire queste cose qua, perciò no, complimenti di più, Poli, prego. Purtroppo non ci si può girare dall'altra parte. Guardi, mentre sono qui stanno arrivando delle segnalazioni che sono appena stati borseggiati due turisti giapponesi. Ecco, questo è l'inizio della mattina, quindi ho finito qui. Si inizia bene il sabato, come sta spiegando veramente Poli. Sentiamo Sandra da Padova. Ciao Sandra. Ciao Mirella e buongiorno ai favolosi ospiti. Io sono d'accordo con tutto quello che avete detto, perché bisogna avere anche il buon senso di capire cosa succede. La signora, che ha un coraggio veramente da leoni, io ho visto anche a Rete Veneta il telegiornale che faceva le dichiarazioni come avete fatto vedere adesso, e io sono basita. Ma perché non affranchiamo a questa signora due forze dell'ordine che almeno la salvaguardano da quello che può essere una violenza? Cioè, a questo punto sono d'accordo che dopo li arrestano e li mettono fuori, bisogna cambiare le leggi, non mettiamo la scorta, la togliamo a qualcuno a Roma e gliela mettiamo a Poli, che se la merita tutta. Ha più senso. Abbiamo scorte a persone che non serve, pensate, mamma mia. Vai Sandra. Posso dire l'ultima cosa, perché è tardi e è da stamattina che sento di chiamare. L'ultima cosa che posso dire, che esula da tutti i discorsi, quando parliamo di sovranità dello Stato, essere sovrani allo Stato, io la penso così, la nostra Italia vuol dire salvaguardare i nostri confini, i nostri abitudini, la nostra cultura, no? Perché c'è una parte, scusa Mirella, di sinistra che sembrano che, cioè, le vittime diventano i colpevoli. Allora io sono per la sovranità, non che dobbiamo chiudere le porte agli altri, però dobbiamo avere ancora questo vessillo della nostra sovranità, la sovranità della nostra patria. Se non facciamo così, io non so come andremo a finire, perché non c'è niente che vada a livello politico, a livello economico. Gli imprenditori fanno la fame, quelli piccoli, gli operai pagano un sacco di soldi in contributi, perché dobbiamo, giustamente l'INPS, però bisogna aumentare anche gli stipendi, perché un operaio non può prendere 1.000-1.200 euro, deve pagare l'affitto e deve mantenere magari tre bambini agli studi. Però, scusa Mirella, io sono solidale con chi si comporta bene e che arriva. Si comporta bene cosa vuol dire? Che deve lavorare e mantenersi. Perché non possiamo noi adesso, bisogna fargli studiare i bambini, che qua e che là. E i nostri figli, i figli degli operai, chi è che li fa studiare se tuo papà fa il muratore? Guarda che ieri forse devi guardare e ascoltare quello che ha detto il professore dell'Università di Padova, che ha dato dei numeri importanti, Sandra, per far capire i numeri. State attenti ai numeri, perché se fate confusione coi numeri, guardate che facciamo poveri contro poveri. Guardate che i numeri dagli addetti ai lavori, dovete ascoltarli. Grazie Sandra, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, che devo far vedere questo video della Poli, perché mi interessa molto, perché a lei andrebbe messa la scorta, lei se la merita tutta, altro certi parassiti che non si riesce a capire neppure perché hanno questo, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, eppure loro riescono ad avere anche quella. Se hanno la scorta, ecco, vuol dire che hanno paura di essere toccati. Ecco, Monica, la Poli invece non ha paura di essere toccata, gira senza scorta che e rischia la vita, pensate voi. Andiamo a vedere questo servizio proprio della Poli, questo video che fa capire l'importanza di quello che sta facendo Monica Poli. Video Monica Poli. Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici pickpocket! Continuiamo? Attenzione borseggiatrici! Eccole qui!
Vieni. Dai, vieni, vieni, dai! Eccoli qua! Sputacchio! Sputacchio! Dove sono? Eccolo qui, sputacchio, signori! Borseggiatori, attenzione che ci sono dietro! Che vuoi farci tu? Vuoi fare così? Così che casino? Che fai? Mettimi le mani addosso! Mettimi le mani addosso! Attenzione borseggiatori, attenzione pickpocket, carterista, borseggiatori, attenzione alle borse e portafogli. È così. Monica, intanto grazie da parte di tutti noi per quello che fai, veramente grazie Monica, te lo diciamo veramente col cuore, perché tu stai facendo un lavoro veramente dove rischi veramente tanto, e perciò il grazie proprio viene dal profondo del nostro cuore, ma penso da parte di tutti anche a casa, perché tu stai cercando di fare sicurezza alla comunità e non è cosa da poco. Massimo, cosa vuoi dire a Monica Poli? Complimenti Monica, veramente, lei probabilmente ai principi fondamentali che mancano a molte altre persone che invece avrebbero il dovere di averlo. Perché quando una persona, un privato, si deve sostituire a una regola, perché le regole non ci sono più, o un imprenditore deve urlare quando ci sono i problemi che altri non ascoltano, io vi dico che siamo arrivati alla frutta. E questa cosa qua non è bella. È un po' come un tempo quando c'erano i contratti. C'era la voce scritta, i contratti devono essere svolti come un buon padre di famiglia. Allora io mi chiedo, il buon padre di famiglia, se lo abbiamo dimenticato. Se abbiamo dimenticato quella frase scolpita che leggiamo nei tribunali, la legge è uguale per tutti. Scusatemi, non è che abbiamo seppellito i famosi principi per il quale la nostra Costituzione e la nostra benamata Italia è ancora in piedi? Quindi abbiamo dimenticato che cosa hanno fatto i nostri nonni, i nostri padri. Sono molto preoccupato. Allora, è chiaro che ci saranno delle persone, forse poche, perché bisogna avere il coraggio di mettere la faccia come sta facendo Monica, di urlare nelle piazze e di avvisare i cittadini. Ma un'Italia può essere ridotta così? Cioè, noi siamo ridotti a farci le nostre regole? Perché nessuno ci ascolta, ma sappiamo che ci sono i borseggiatori. Allora, come le ha visti Monica? Le avrà visti lo Stato? L'avrà visto il governo? Lo so, qualcuno li può bandire. Se non vengono io li faccio seguire a piedi, così, come sta facendo Monica. Ma vi rendete conto che cosa stai rischiando? Perché uno poi deve avere anche il coraggio di dire io intanto lo faccio, ma sicuramente non lo sta facendo per la sua persona, lo sta facendo probabilmente per altre persone. Che per la comunità? Sì, perché non è bello. Intanto ci rimettiamo tutti la faccia, siamo prossimi alle vacanze. Chi pensate che venga con un ambiente del genere? Verranno lo stesso, perché Venezia è la città più bella del mondo e me perciò i turisti veramente verranno, anzi godono di queste meraviglie che abbiamo la fortuna noi di avere a due passi da casa. Però Monica, quello che penso io, ha mai fatto questa proposta e la faremo assieme se vuole, quando c'è una partita di calcio più o meno importante, diciamo così, noi vediamo centinaia di agenti fuori allo stadio, centinaia di agenti, non si sa ancora se succederà niente, ma sono pronti là a intervenire. Ma perché nella città più bella del mondo, che tutti ci invidiano, non riusciamo a capire l'importanza del turismo che spende, che paga, che pretende anche di essere sicuri? E visto che è un'isola che si può circondare, perché da là non scappi, se io ti circondo, da là non scappi, e andiamo a prenderceli tutti, visto che lei li conosce e come lei anche altri mari che l'aiutano, li andiamo proprio, facciamo un bel repulisti di tutti questi borseggiatori, borseggiatrici, di queste mafie che imperano,
e cerchiamo di mettere a sicurezza il territorio. Hai mai fatto questa proposta? Perché gli agenti sia allo stadio, nelle partite e nella sicurezza della comunità non ci sono mai, non abbiamo i numeri, non ci sono. Certo che li abbiamo, però li impieghiamo, anzi li impiegano, la politica li impiega a suo piacimento. Abbiamo visto cosa è successo con le mini pistoline, sì. Abbiamo visto la scorta, le pistole, sì, sì. Cioè capisce che c'è qualcosa che proprio il cittadino fa fatica a capire, per quello dico che abbiamo bisogno di un cambiamento radicale, lo possiamo fare solo andando a votare, ognuno voti quello che vuole ma cerchi di capire quanto fondamentale è il cambiamento. Io darei il voto anche ai sedicenni, è una vita che lo dico, perché cominciamo anche a intrigare anche loro e responsabilizzarli, che non sono più i sedicenni di una volta, no. Attenzione, e non sono così crudi come qualcuno pensa. Prego Monica. Allora, non è che gli agenti vanno dove vengono chiamati, lo sappiamo tutti. Sono le leggi che sono sbagliate. Perché gli agenti noi li abbiamo, io personalmente, il nostro comitato è in contatto con le forze della polizia, perché noi come vediamo, ci attiviamo e gli mandiamo le immagini, loro arrivano, ci sono. Ma quando vengono presi in flagranza, e diciamo c'è la denuncia della persona offesa e arrivano magari o c'è rinvio processo o mettiamo anche che ci sia la persona offesa, questi patteggiano e vengono fuori e ricordiamoci che molti di loro, io ve lo dico, sono, anche se sono di nazionalità straniera, residenti a Mestre da 20 anni, perché noi abbiamo passeggiatori qui residente da 20 anni. Però Poli, lei ha ragione, io vado spesso a Venezia, però non mi sento proprio sicura, come nel senso che mentre lei la sento, la vedo che dice borseggiatori, in attesa che arrivino le forze dell'ordine, che magari in quel momento sono da un'altra parte o sono in ufficio, come, anche se sono in collegamento, questo può darmi una coltellata. Questo può veramente prendermi a pugni, a calci, perché sappiamo la paura che hanno le persone che non intervengono. L'abbiamo visto, la paura regna sovrana in quei momenti. Fanno fatica ad avvicinarsi. Capisce perché dico io che ci vorrebbero più presenze? Perché io sì ce la metto tutta, ma ora che viene fuori a Venezia, che arriva magari da un'altra parte... Che noi dobbiamo essere sicuri ma... quando camminiamo, dobbiamo vederli questi agenti. Quando si arrivava in piazza San Marco che c'era questo blindato, si ricorda? Già vedere il blindato con questi soldati, con questi mitra, già dice Madonna, sentivi un po' di... Però dicevi c'è una tutela del territorio, sì. Ma lo dicono anche le telefonate che quando vedono le forze dell'ordine, le divise, si sentono più sicure. Sicuro, allora vogliamo capire che forse dobbiamo impiegarli anche in maniera diversa dove c'è veramente il bisogno. Adesso ci sono dei numeri che arriveranno, che sono numeri incredibili, importanti. Abbiamo sentito anche il sindaco Brugnaro cosa ha detto, ma dobbiamo capire anche che il primo posto vale anche la sicurezza, Certo. Perché la sicurezza della persona è fondamentale. Cosa dici Massimo? Assolutamente, sono anche d'accordo che la legge dovrebbe essere cambiata, anzi deve essere cambiata, e ci dovrebbero essere degli esempi. Una volta si diceva ne punisci uno per salvarne 100. Fino a quando uno va a patteggiare per una baracchella fatta e magari risarcisce i 100 euro, ma magari ha fatto danni per migliaia di euro. Così non andiamo da nessuna parte, perché lei tornerà sul mercato e ritornerà a fare quello che ha fatto. Se invece cominciamo a dare delle pene esemplari, non dico la violenza, tu lo metti a lavorare gratuitamente, a togliere l'erbetta, visto che abbiamo le aiuole da pulire, le strade da pulire. No, a Venezia lo metti però a pulire. Bravissimo, là. Proprio lì. Visto proprio che lì, hanno bisogno, lo metti lì. A lavorare a Venezia. Così magari il suo complice dice aspetta un attimo che prima di fare una cosa anch'io ci penso due volte. È questo che manca, invece questi entrano e escono.
E quindi qua non andiamo da nessuna parte. Li mettiamo a fare la sicurezza nei vaporetti, Monica. Sì. Mettiamo loro a fare sicurezza, i borseggiatori. Facciamo loro, li mettiamo dentro nel ricevimento delle persone. I lavori più umili, all'ingresso, Mirella, delle chiese, dei musei, a fare sicurezza. Mettiamoli loro a lavorare, controllati naturalmente. Mettiamo loro, poi vediamo. Fare i lavori più umili, pulire allora, le strade. Allora, scusate ospiti, prego, ma ho finito, ho forato anche questa mattina, ma come non forare con voi, perché veramente io penso che anche a casa riusciamo a dare trasparenza su quella che è la realtà, la realtà che veramente dobbiamo toccare con occhi. Come ci saluta Monica Poli? Guardate, io rilancio questo messaggio al ministro Nordio, che metta mano a questa riforma a Cartabia, che faccia qualcosa sulla depenalizzazione dei reati, perché io sto dalla parte delle forze dell'ordine, ci sono, ma se poi arrivano davanti alla legge, certo, e vengono rilasciati, sinceramente, e ci serve più presidio, questo sì, ecco, tutto un presidio quello che anche dire, importante, io direi. Ho visto i beni culturali, questo museo a cielo aperto che è Venezia, guardate, veramente qui qualcuno si deve veramente svegliare, sì, altro che la poltrona, qui si deve svegliare qualcuno. Grazie veramente a Monica Poli, quando vorrà sarà sempre gradita nella trasmissione, quando avrà video che vorrà divulgare, veramente, perché sono importanti i video, fanno capire molto, per quello io voglio sempre tanti video, perché fanno capire quella che è la realtà, sono non immediati, le parole, il video che vedi queste persone che hanno un volto, hanno un indirizzo, bisogna fermarli. Grazie Monica Poli. Massimo Zappia, come ci saluti? Beh, intanto saluto anch'io la signora Nadia, che il suo coraggio è veramente esemplare. La Monica, il suo coraggio è veramente esemplare. E chiudo dicendo che questi sono salotti che, Mirella, tu devi continuare a insistere, a battere, perché sono i luoghi giusti per non dimenticare e per ricordare anche la situazione, discutendo delle cose che ci circondano, perché dalle piccole cose poi si nascondono sempre le grandi realtà e le grandi verità. Grazie anche a Massimo Zappia, imprenditore, di essere stati con noi. Grazie, pubblicità.
adesso donne, ancora donne, perché siamo le più brave. Abbiamo sentito prima e visto Monica Poli cosa sta facendo per la sicurezza del territorio, ma adesso abbiamo Stefania Cosma, curatrice biennale Ville Venete, assieme a Elena Santagà, referente eventi Villanova, Zero e Rizzo, che spiegheranno il perché sono qui, perché abbiamo bisogno di bellezza. È sabato, poi vedrete come chiuderò questa ottava di Pasqua, come ha detto Don Magoga, con delle immagini bellissime della resurrezione, con tutti i più grandi pittori che abbiamo avuto, perciò chiuderò con queste immagini bellissime, ma soprattutto le ville venete. Allora, Stefania Cosma, ci spieghi qual è l'obiettivo vostro, perché questo video, per far capire che si può respirare veramente bellezza e cultura nel nostro territorio. Prego. Esattamente. Biennale Ville Venete è dal 2019 che porta l'arte nelle ville del nostro territorio, del Veneto. Abbiamo toccato sin dalla prima edizione tutte le più prestigiose, quindi partiamo da Villa Condume piuttosto che Villa Lupis e Villa Ducale. L'obiettivo principale è proprio quello di far conoscere attraverso l'arte il patrimonio storico architettonico del Veneto. E gli artisti sono artisti che si impegnano nella pittura e nella scultura sia contemporanea, quindi sono artisti del nostro tempo, e anche questo è un aspetto molto importante da tenere in considerazione. Questo format è stato ideato da Massimo Tegon, che ci ha lasciati prematuramente, e io ho raccolto il testimone perché sono convinta che la bellezza dell'arte e dell'architettura è quello che può anche migliorare la nostra società. È perfettamente d'accordo, però purtroppo mi dispiace dirglielo, Cosma, vedo poca partecipazione anche della scuola, lo devo dire, cioè io non devo essere fortunato ad essere in quella scuola, avere quei docenti, io devo avere quello che mi spetta di diritto, conoscere il territorio, conoscere la mia storia, la cultura del mio territorio. Qui abbiamo dei ragazzi che non sanno neppure cos'è Cassugana. Eppure non sto parlando di ragazzini dell'asilo, sto parlando di studenti. I monumenti non li conoscono, però li portano a Parigi, li portano a Londra, per carità, niente da dire, perché la mente si apre, però vorrei anche che conoscessero il nostro territorio. Cosa dice Elena Santagà? Assolutamente, abbiamo avuto dei clienti che comunque erano venuti per vedere la location come matrimonio ed erano del territorio, quindi San Biagio di Callalta, e non avevano mai visto la villa, non sapevano dell'esistenza, e ci sono tanti luoghi. Scusi un attimo, Santagà, perché mi dice la regia che ha il microfono, non ho il telefono, il microfono sotto il foulard, non si sente. Perfetto, bravissima. Ci sono tanti luoghi del nostro territorio che vanno valorizzati perché meritano per il loro valore storico, artistico, e quindi abbiamo ideato questo evento che si svolgerà il 20 e il 21 aprile, sabato e domenica dalle 9 alle 18, in cui saranno presenti due mostre, una curata da Biennale Ville Venete e l'altra sarà di artigianato, un certo livello di artigianato, sempre italiano, quindi del nostro territorio, che sono volti appunto a dare un tono e un certo lustro a quello che abbiamo già di bello. Allora, ripeta il nome di questa villa. Io vorrei a casa, sì. Non adesso, siccome questa trasmissione è vista non da solo da Treviso e dintorni, ma in tutto il territorio, chiamano da Mantova, dappertutto, anche dall'estero, ci guardano tramite internet. Ripeta il nome di questa villa. Villa Navagero e Rizzo. Quanti a casa la conoscono? Non posso vedervi, ma tanto so già la risposta, perché la conosco la risposta, perché vi conosco, vi sento. Invece dovete imparare a essere meno pigri, a fare anche pochi passi o pochi chilometri per entrare in questi luoghi di bellezza. Questa apertura mentale che hanno anche queste donne per farvi capire l'importanza della bellezza, della storia del vostro territorio. Allora saluto anche Rosanna Careddu, che è segretaria generale Nuove Identità di Lavoro della CGIL di Treviso. Buongiorno Careddu, grazie. Lei conosceva questa villa, Careddu? Devo essere onesta, no.
visto? Ma no, sa perché, per carità, ci mancherebbe, ma per far capire cosa offre il territorio. E ancora una volta delle donne che si sono rimboccate le maniche e cercano di mettere questa goccia nell'oceano per far capire la bellezza del territorio, ma anche l'impegno, il lavoro, questo lavoro femminile che è ancora non pagato come si dovrebbe pagare, questa differenza ancora tra uomo e donna. Siamo nel 2024, lavoriamo di più, 3 volte di più e siamo pagate 5 volte di meno, no? 3, 5. Prego Careddu, cosa ci dice? No, nel senso, queste affermazioni sono corrette, sicuramente insomma avrete letto, sono stati fatti degli studi, questi vengono fatti ogni anno, però insomma, come diceva nel blocco prima anche lei, i numeri sono importanti e bisogna partire a ragionare da questo. E sicuramente un problema notevole che abbiamo nel mondo del lavoro è appunto quella che è la differenza salariale di retribuzione tra uomo e donna, che nel 2024 persiste ancora. E si stanno sicuramente facendo dei passi avanti, però insomma i numeri che riguardano il Veneto sono tuttora riferiti questi al 2022, rispetto ai dati IMSS sono impietosi, nel senso che abbiamo una differenza su un tempo pieno di del 16% sulla retribuzione media annua. Questa ovviamente differenza è molto di più, sale al 23% per quanto riguarda gli impiegati e gli operai al 19%. È complicato, nel senso che questa differenza retributiva non è solamente da imputare al fatto che le donne nella stragrande maggioranza delle volte sono obbligate a fare un part time, ma dipende anche proprio, cioè la differenza c'è anche nel caso di tempo pieno, quindi molto probabilmente, anzi senza molto probabilmente, bisogna fare proprio un lavoro enorme di natura culturale per valorizzare il lavoro femminile, perché il lavoro femminile, come diceva lei prima, è un lavoro che ha stesso ovviamente valore di quello maschile, ma insomma ci sono altrettanti studi che dimostrano che quando una donna, ad esempio, è in posizioni apicali, rende banalmente l'ambiente aziendale molto più diciamo confacente alle persone e quindi ha un approccio più umano rispetto a quello che può essere l'ambiente lavorativo. Però poi, Careddu, mi scusi, Careddu, è vero quello che lei dice, la ringrazio anche per fare questa trasparenza anche sui numeri, però anche queste imprenditrici che si trovano a investire anche in quello che è il territorio, per la comunità, cioè io ti investo nel bello, cerco anche veramente di farti capire l'importanza di partecipare, ma devo essere anche supportata, devo essere supportata sia economicamente, e qui rivolgo agli amministratori questa, perché è là che poi ce la giochiamo, ma devo essere supportata dal sindacato, dalle persone, dalle scuole, perché è tutta una squadra che si muove attorno alla bellezza. Bellezza vuol dire lavoro, vuol dire cultura, vuol dire veramente aprire la mente, o sbaglio? Cosma, cosa dice? Sono d'accordo proprio. Questi appuntamenti li ho portati avanti in maniera autonoma, a mie spese. Quindi sì, se ci fosse un aiuto, ben venga. E anche l'idea di portare l'arte, l'architettura, la bellezza nelle scuole, in certe scuole che magari sono di indirizzo, sicuramente io mi rendo disponibile, anche Elena. Io già dall'anno scorso. Quindi avevamo iniziato a fare delle visite guidate, quindi scusami sì. Se... Io penso anche ad esempio, Careddu, e qua la coinvolgo, la mensa, queste mense all'interno di questi edifici scolastici, perché una volta, non so, ogni 20 giorni o mesi, invece facciamo una mensa all'interno delle ville venete, con un percorso culturale, con le nostre tradizioni? Perché è inutile che ci lamentiamo di questi baby gang, di questi ragazzini che non sanno più cosa fare pur di attirare l'attenzione. Ma perché non li affianchiamo, anche quelli che sbagliano, a queste realtà? Li facciamo lavorare in questo ambito, nell'ambito della bellezza, visto che devono lavorare, perché devono fare qualcosa. Non posso io sentire la telefonata di questo papà che dice: mio figlio ha sbagliato, la scuola l'ha punito, è a casa sul divano con le gambe per aria. Non è questa rieducazione. Cosa dice Careddu? Anche come sindacato supportare queste realtà che stanno mettendosi tutto per aprirsi al territorio? Prego. No, allora, nel senso, noi come sindacato ovviamente appoggiamo tutto quello che riguarda la cultura, perché la cultura aiuta le persone ovviamente a migliorare e a diventare appunto delle persone migliori,
Poi, nel senso, la cosa fondamentale è appunto che ci siano le amministrazioni o comunque che queste associazioni siano supportate in determinati modi per poter esercitare, diciamo, questo importante compito all'interno della società. Poi io sono d'accordo con lei, nel senso che qui va fatto un lavoro culturale dalle basi, cioè bisogna iniziare a fare dei percorsi scolastici rispetto a quella che è l'importanza della cultura, ma guardi anche come banalmente l'importanza dello sport, che negli ultimi tempi sta vivendo comunque dei rallentamenti rispetto a quella che è l'importanza per un ragazzo o per una ragazza fare dello sport e capire quanto lo sport possa avere dei riverberi sulla società. Così come la cultura, come la bellezza, insomma le due dottoresse che ci sono in studio da lei lo testimoniano, il lavoro che c'è dietro è tantissimo e andrebbe valorizzato. Dopodiché bisognerebbe andare ad intaccare su quelli che sono i procedimenti per poter fare queste cose, perché l'esempio che ha fatto lei di portare la mensa in una realtà come quella comporta tutta una serie di meccanismi e, me lo faccia dire, di burocrazia che è insormontabile. Infatti io speravo che dicesse questa parola, che non l'ha inventata il sindacato o Cosma, chiave. L'ha inventata il governo, perché le leggi sono fatte in Parlamento e la burocrazia l'ha messa il governo, cioè non si poteva mettere le pezze perché non aveva la possibilità di me. Allora ho messo la burocrazia che blocca tutto. Abbiamo Silvia, la nostra Silvia da Padova. Ciao Silvia, come stai? Non bene. Dai Silvia, questa mattina siamo nel bello, vi ho aperto la trasmissione con Gianni Dego che voi amate, dai Silvia. Io faccio fatica a parlare, ho una polmonite da 5 mesi, in organizzazione la chiamano, pensa a te, è una cosa, un disastro, guarda, non ti dico, non importa, io volevo tornare a prima. Sì. Io ho sentito giovedì mattina che a Vicenza una signora della più o meno della mia età, io vado verso i 78, 78, che è andata a fare la spesa, alle 11:30 è tornata dal supermercato, fuori dal supermercato, un signore, non so se gli abbia chiesto i soldi, qualcosa, non gli ha dato niente, l'ha bastonata. Perché nessuno ne ha parlato? L'ho sentito su Vicenza, l'ho sentito, di mattina. Non è vero, perché noi abbiamo fatto i servizi 3 giorni, mi dice dalla regia di questo, perché noi sapete che abbiamo la sede anche a Vicenza. Comunque grazie Silvia, devo correre perché ho anche un'altra ospite. Comunque mi fa piacere averti sentito, tirati su di morale. Vai a vedere una bella Villa Veneta, vai. Anche se hai la polmonite, copriti bene perché tanto... Ti aspettiamo. Ecco, aspettiamo Silvia. Dai Silvia, che ti tiriamo sul morale. Però questa è la verità, anche la solitudine è poco attrattiva. Mi diceva una signora, mi ricordo, avevo anche un sindaco mesi fa, ha detto al sindaco: sì sindaco, lei dice che fa tutte queste belle cose, ma io non lo sapevo e abito là. E allora, ecco, questa promozione che bisogna anche che l'amministratore faccia, perché è vero, io investo, ma come si diceva anche con Caredu, ho bisogno di vari anelli che mi supportino, allora la squadra funziona. Cioè, la squadra di calcio ha sì l'allenatore, il bravo allenatore, ma ha tutti i giocatori, e se uno non funziona si toglie e se ne mette un altro. Forse in politica, se facessero così, sarebbe neanche male, dire diciamo vero. Che qui quello io, che non fa, togliamo, mettiamo uno bravo. Prego, io Cosma. Elena, siamo state due brave giocatrici, perché ecco, la burocrazia proprio ci ha intralciato, pur essendo un open day dove non facciamo pagare prezzo e tutto sulle spalle nostre, abbiamo incontrato parecchie difficoltà che stiamo risolvendo. La burocrazia è quella che rallenta anche parecchio per arrivare nelle scuole, far uscire i ragazzi da scuola. È un problema, è un problema. Però dove vogliono, ce la c'è l'autorizzazione dei genitori che si accollano tutte le responsabilità. Perché questo, a mio avviso, anche apprendere proprio da piccoli la cultura, la bellezza, l'arte, è una cosa che ti fa crescere bene, nel senso che se respiri il bello, cresci bene. Sì. Se respiri il brutto, il disagio, cresce male. E noi abbiamo queste appiantine che sono i nostri ragazzi, che vanno continuamente annaffiate, concimate, sì, mettere il bastoncino quando cercano di covarsi, che siamo noi questo bastoncino. Ma Sant'Angare, sembra che certi genitori facciano questo? No, io ho un bambino di 2 anni e quindi sono nel bel mezzo del terremoto, però ci sono dei genitori che lasciano i bambini così, i ragazzi, allo sbaraglio, e quindi trovano alternative sbagliate e poi si trovano nei,
nei disagi dei quali si sente al telegiornale poi parlare. Bisognerebbe promuovere appunto con la cultura, con delle iniziative volte alla socialità, alla convivialità anche dei ragazzi, unendo la cultura con delle attività pomeridiane o anche appunto durante l'orario scolastico con degli incontri nei vari luoghi di interesse storico per quanto riguarda appunto il bagaglio che possono farsi. È una cosa importante che deve nascere appunto dall'inizio. Perché è una cosa importante, sì, che fa capire l'importanza di far crescere questo bambino, certo, nella maniera, sì, giusta, che forse avremo anche meno problemi dopo. Allora andiamo a vedere, sì, anche queste immagini che poi le commentiamo con Elena Santagadi, che ha girato questi eventi nelle ville. Allora vediamo, ecco, le commentiamo. Prego, Santagadi. Qui abbiamo il Parco Nord, vediamo la statuaria presente nel giardino, abbiamo anche delle belle statue di matrice berniniana che sono San Paolo e San Pietro. Poi abbiamo, questo è il Parco Sud, è all'interno del giardinetto dove si svilupperà anche parte dell'evento 20 e 21 aprile. E ha un bel giardino, c'è una pace infinita, si sta molto bene, sarà un'ottima occasione per appunto apprezzare quel che c'è di bello per quanto riguarda la storicità e la cultura, ma anche l'artigianato e anche l'arte con Biennale Ville Venete. Questa sarà appunto una parte del giardino che sarà sfruttata per l'evento. Adesso non c'è nessuno, ma quel giorno sarà. Che belle queste immagini, guarda come che rilassanti, sì, ecco, ti fanno capire l'importanza dell'ambiente, della bellezza, dell'armonia. Ecco, una volta Cosma si faceva tanto con poco, hanno lasciato delle cose meravigliose che non ci rendiamo neppure conto. Io mi ricordo quella bellissima villa restauro di Verona dove questo mecenate ha fatto questa scritta meravigliosa che è scritto conserva. Pensate l'importanza, io ho fatto, tu conserva. Ecco, secondo lei siamo in grado di capire l'importanza di conservare questa bellezza, queste opere a costo zero che ci ritroviamo perché le abbiamo là? Basterebbe solo che la politica investisse nella cultura, investisse nelle tradizioni, perché è facile riempirsi la bocca le tradizioni sono sacre. Sì, se devo morire da fame, no, capio, cioè quali tradizioni vuoi salvaguardare? Ecco, l'importanza anche della tradizione nella villa, nella bellezza, perché una volta era là che si svolgeva il tutto, all'interno di queste ville avevano tutto, prego. Avevano tutto. Beh, io ho fatto studi classici e poi ho fatto architettura, quindi sono laureata in architettura e credo che ci sia un ritorno a questo, un'attenzione che parte però dalle persone principalmente, quindi aspettiamo un cenno dai piani alti per fare davvero qualcosa senza tanto parlare. Ma qual è più il piano alto che vorrebbe parlare? Perché bisogna anche avere, cioè, il comune, la regione, dove vorrebbe che sentissero questo appello che lei sta facendo? Abbiamo questi finanziamenti che arrivano da tutte le parti, io sento sempre grandi e grosse cifre e nel momento in cui vado a richiedere qualcosa non riesco mai perché c'è sempre un cavillo che mi ostacola. Non riesco proprio a pieno a sfruttare. Io poi mi occupo di marketing e comunicazione digitale, quindi la comunicazione in questo caso è arrivata e abbiamo avuto tantissimo riscontro, ma volevo porre l'attenzione su questo. Le aziende che seguo, che sono le piccole e medie imprese, spesso mi chiedono di poter aderire a questi bandi, a questi finanziamenti, e troviamo sempre degli ostacoli. Ecco, cosa vorrebbe chiedere a Rosanna Careddu, allora, visto che fa parte segretaria di... Ecco, sentiamo cosa chiede a Rosanna Careddu Stefania Cosma, prego. Chiedo che ci sia più informazione, più semplicità nella possibilità di aderire a questi fondi, a questi investimenti che vengono fatti, trasversali, quindi parliamo sia di cultura ma anche proprio di crescita delle aziende. Specialmente nella donna che si impegna, soprattutto per nella donna qui che noi... che investe, che si impegna. Assolutamente, sì. Sì. Careddu, come commenta? Che sfonda una porta aperta per quanto mi riguarda. Il problema vero è che i bandi non li faccio né io né le organizzazioni sindacali,
Quindi cioè, è complesso, cioè, accolgo la richiesta e capisco e comprendo, anzi ripeto, condivido anche perché comunque i bandi riguardano anche tanti altri temi e la difficoltà di riuscire a sfondare i cavilli è notevole. Cioè, ci sono persone che lo fanno di lavoro, studiare i bandi e presentare le domande per i bandi in modo da poter ovviare a qualsiasi tipo di problema che si può presentare nel percorso per arrivare appunto a finanziamenti eccetera. Dopodiché appunto ripeto, noi organizzazione sindacale non siamo parte in causa rispetto alla redazione di bandi o quant'altro, nella maggior parte delle volte ci troviamo i bandi già impacchettati e dobbiamo anche noi andarci a studiare e imparare e capire come fare. Dopodiché sono anche d'accordo sul fatto che le aziende, soprattutto mi viene da dire questa mattina, in abito di imprenditoria femminile, dovrebbero essere agevolate rispetto a quello che è il appunto. Sì, però il... io l'ho invitata perché lei rappresenta anche la nuova identità di lavoro. Allora spieghiamo cosa vogliono dire queste parole, perché le sigle sono importanti, ma bisogna capirle. Ecco, certo. Cosa vuol dire questa nuova identità di lavoro? Prego, Careddu. Le nuove identità di lavoro sono intese come tutte quelle forme contrattuali nuove che di volta in volta si affacciano nel mondo del lavoro. Quindi le nuove identità di lavoro intese come i lavoratori che lavorano tramite le agenzie per il lavoro e che quindi vivono una situazione di precariato ancora più estrema rispetto a quella che può vivere un lavoratore diretto presso l'azienda. I lavoratori che vengono definiti collaborazioni coordinate continuative, quindi quelli che vengono banalmente detti parasubordinati, piuttosto che gli stagisti, piuttosto che i rider, piuttosto che gli shopper, quindi tutte quelle figure professionali che appunto si affacciano al mondo del lavoro di volta in volta a seconda di quella che è la legislazione presente e il, appunto la classe politica presente e che deve essere tutelata perché sostanzialmente loro sono gli ultimi degli ultimi degli ultimi rispetto a quella che è la classe dei lavoratori, che non sono solamente lavoratori dipendenti nel senso classico del termine, ma anche lavoratori tra virgolette autonomi o parasubordinati. Allora, io sto cercando, Careddu, di fare un lavoro assieme al Ministero della Giustizia, della quale faccio parte e sono orgogliosa, specialmente con il carcere minorile, questo carcere minorile che forse qualcuno ha capito che non può più funzionare così, perché bisogna dare anche una possibilità a questi ragazzini. Forse noi siamo stati abituati culturalmente, perché non ci siamo, a etichettarli, perché basta che uno spaccia una bustina che diventa spacciatore, uno fa un piccolo furto diventa un ladro. E dai, con questo carcere minorile, oppure portare la pena, portare a spasso l'anziano, poi trovi il ragazzo da una parte e l'anziano da un'altra parte, o la borsa della spesa che non risolve il problema un'ora alla settimana, chi se ne frega. Ecco, anche voi come sindacato sareste favorevoli a iniziare dei percorsi lavorativi a questi ragazzi invece di lasciarli all'interno della struttura? Beh, sicuramente il percorso lavorativo è un percorso che aiuta e che educa, nel senso che l'avete detto anche voi rispetto al concetto di cultura, no? E quando voi avete parlato rispetto al concetto di cultura, a me è venuto in mente il parallelo tra cultura e educazione. Io faccio cultura, nel momento in cui faccio cultura educo. Sicuramente anche il mondo del lavoro serve a fare questo, cioè a educare, perché la persona nel momento in cui viene messa all'interno del mondo del lavoro, si mette da sola o viene immessa nel mondo del lavoro, sicuramente deve imparare banalmente ad avere delle relazioni interpersonali, deve conoscere quelli che sono i suoi diritti ma anche i suoi doveri e quindi anche ad avere una scansione temporale che in alcuni casi è importante, nel senso che se io ho un posto dove andare ogni mattina e poi alla sera ho finito, faccio le mie 8 ore, torno a casa, questo mi dà una scansione temporale che mi può aiutare banalmente ad avere un ordine all'interno della mia vita quotidiana, no? E quindi sicuramente il lavoro potrebbe essere un elemento fondamentale, dopodiché non può essere l'unico, nel senso che va bene dare la possibilità dell'inserimento lavorativo, perché comunque queste persone nel momento in cui si vengono immesse nel mondo del lavoro vengono anche formate, ma bisogna fare anche un percorso appunto culturale importante rispetto a queste cose qui. Ed eccoli qua i percorsi, e magari abbinando anche lo sport, perché non dimentichiamoci che lo sport è un valore aggiunto che possiamo veramente sfruttare. Ma a parole siamo tutti bravi, dottoressa, ma poi non ci siamo, cioè nella pratica
io mi ritrovo con un pugno di mosche in mano, tanto è vero che ci sarà un tavolo, io porterò questi temi, perché tutti a parole riusciamo a fare tutto, ma poi alla fine noi vediamo questi baby gay, questi ragazzini come il papà che dice che è a casa sul divano perché non fa niente altro. Allora siamo molto lontani, però mi fa piacere sapere che il sindacato, almeno dalla sua parte, condivide quello che abbiamo detto. Cosmo, ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire? Non so se riusciamo a fare un saluto anche con Nicoletta Pignata, che magari lascia il posto intanto. Sì, diciamo. Cosmo, attento il microfono, grazie. Okay. Prego Cosmo, cosa vuole dire in base anche all'inserimento lavorativo? L'inserimento lavorativo, ho avuto modo di confrontarmi con un'amica che è laureata e fa lezione proprio nel carcere minorile, e ha detto che questi ragazzi sono ragazzi che proprio gli mancano le conoscenze base, cioè non conoscono neanche il significato di certe parole. Ecco. E quindi è proprio da lì che probabilmente bisogna partire, dall'educazione, dalla conoscenza. E questo percorso che abbiamo studiato, Open Day 20 e 21 aprile, è proprio un inizio, diciamo, di apertura. Per capire. Di apertura. Allora salutiamo anche velocissima Nicoletta Pignata, che è collaboratrice di Villa Nova Zero. Allora, lei ha assistito a questo dibattito, certo, che abbiamo avuto. Cosa, ecco, come ci saluta e cosa vuole dire? Allora, io dico due parole. Io sono un po' quella che ha avuto l'intuizione di unire moda e arte, anche perché la moda è una forma d'arte, purtroppo non riconosciuta, la moda artigianale, quella fatta dagli artigiani che sono i veri custodi del Made in Italy. Ecco, e purtroppo anche questo, lei diceva prima dei ragazzi, bisogna portare i ragazzi nelle botteghe a far vedere come nasce un paio di scarpe, un vestito, un gioiello. L'artigianato si contrappone a quella moda purtroppo brutta che è la moda low cost, quella a basso costo, quella prodotta in aree del pianeta dove adesso sta addirittura inquinando, perché ci sono dei reportage sui giornali, sui settimanali, si vede quotidianamente. Ecco, portare i ragazzi a vedere come nasce un vestito è anche un modo di educarli al bello e anche magari di invogliare un giorno a prendere in mano un mestiere, mestieri che stanno scomparendo. Allora, questo è il messaggio, ormai siamo in chiusura, di Nicoletta Pignata, ma vi inviteremo ancora, certo. Sentiremo anche altre realtà, come è andato questo Open Day, che è molto importante. Ringrazio anche Rosanna Careddu di essere stata con noi, segretaria generale Nuova Identità di Lavoro della CGIL di Treviso. Ecco, speriamo di vederla a questo Open Day, molto importante, perché la squadra deve allargarsi, deve unirsi. Saluto anche Elena Santagà, che è stata con noi, referente eventi Villa Nova Zero e Rizzo, grazie. Adesso andiamo a vedere queste bellissime immagini e chiudiamo questa settimana.